semplicemente con i soldi, con le libere donazioni dei cittadini che avevano voglia di darci i soldi. Abbiamo dimostrato che si può fare dimezzando il nostro stipendio e si può fare rendicontando le spese che abbiamo, perché dovete sapere che più che lo stipendio sono proprio è la diaria la parte più importante dei soldi che guadagna un politico, che riesce ad avere fino a 12.000-14.000 euro al mese. Noi abbiamo circa 3.000 euro e in più con gli scontrini ci hanno preso in giro per quanto. Se iniziassero a contare un po' più di scontrini, valgono per i primi. Gli scontrini. Iniziassero a contarli anche loro, così potremmo versare. C'è un fondo, abbiamo dovuto fare le notti fuori dal MES per farci aprire il l'IBAN sul quale versare i nostri soldi. Adesso c'è un fondo di garanzia per finanziamenti per le piccole e medie imprese in Italia, al quale si può accedere, e ci sarà presto anche un vademecum chiaro per tutti quelli che hanno una piccola impresa, una media impresa, potranno andare dalla loro banca e chiedere di accedere a questo fondo di garanzia. Ma abbiamo fatto una cosa ancora, secondo me, più importante, una rivoluzione fondamentale, che è quella di avvicinarsi sempre di più alla democrazia diretta. Se ci pensate, stiamo scrivendo insieme la nostra legge elettorale, con le votazioni che potete fare sul portale. Abbiamo scelto insieme il nostro alla Presidenza della Repubblica. Importante. Mi sembra 19. Andando a una delle nostre reddito di cittadinanza. Sono arrivati 8.000 commenti. E 8.000 commenti che ci hanno dato un grosso aiuto. Che ci hanno dato delle idee che noi non avevamo, perché questa è una forma di intelligenza collettiva. Quindi stiamo veramente cambiando il modo, semplicemente entrando in Parlamento, stiamo cambiando il modo di fare la politica. Questo non dobbiamo fare noi a Roma, ma bisogna, dovete continuare a farlo voi qui, ognuno nel suo comune, aiutando, lavorando nei meetup, aiutando i gruppi dei. Lascio la parola a chi è il prossimo? Dai. Quando ti lasci le scarpe a scuola. Sì, più ordinario, più prossimo, ma. Ivan Della Valle. Allora, anch'io peso 25 giorni, io vengo dalla Valsusa, quindi sono un terrorista, in più sono un sovversivo. Perché siamo qui? Perché finalmente in questo paese c'è un'opposizione. C'è un'opposizione che sta tirando fuori tutte le porcherie che loro fanno. E una di queste cose è l'utilizzo di questi decreti. E il problema che abbiamo noi, fondamentale, è quello dell'informazione. Infatti, mentre facevamo opposizione al decreto IMU, avevamo questo grosso problema, che sui giornali e sulle televisioni il movimento di quello che è il problema della Banca d'Italia, che regalavano 7 miliardi e mezzo alle banche. Ora vi faccio una domanda: qualcuno di voi conosce bene cosa è successo con Banca Italia? Siete informati? Avete saputo che all'interno del decreto IMU si parlava anche di questo regalo di 7 miliardi e mezzo alle banche? Sì. Lo sapete grazie a noi, perché se non c'eravamo noi in Parlamento e non facevamo questo, non lo sapeva nessuno. Le macchiette sarebbero andate in televisione a raccontare abbiamo abolito l'IMU e nessuno diceva nulla su quello che è successo. Quindi quando noi ci siamo, diciamo, abbiamo fatto assemblea prima di decidere, non è che siamo impazziti e abbiamo assaltato il banco del governo così. Abbiamo detto noi dobbiamo riuscire a bucare l'informazione e dobbiamo
Ho fatto anche una proposta, perché si poteva fare, potevamo stralciare la parte su Banca d'Italia che non c'entrava niente con un decreto d'urgenza, far comunque approvare l'abolizione dell'IMU e eventualmente si poteva fare una proposta di legge. Invece loro hanno logicamente votato contro e hanno messo la ghigliottina, tappando la bocca all'opposizione, non facendoci più, e in più adesso ci hanno anche sospeso. Chi ha dato uno schiaffo a una nostra collega si è preso 15 giorni. La collega che ha appoggiato la guancia sul loro schiaffo ha preso 10 giorni per non aver fatto completamente nulla, per aver cercato di far rispettare il regolamento in quell'aula. Quindi noi siamo abituati a questi modi di fare. In Valsusa sono più di 20 anni che combattiamo contro un'opera inutile e prima hanno provato a comprarci, perché i cittadini che si oppongono a qualcosa danno fastidio. Quindi hanno provato prima a comprarci con le compensazioni, a comprarci proponendoci posti anche di candidature nei partiti, basta che accettavamo queste compensazioni, accettavamo l'opera. Quando abbiamo continuato ad opporci a quest'opera inutile, abbiamo continuato, non ci siamo fatti comprare, hanno iniziato a mandare l'esercito, a dire che eravamo dei terroristi, persone, una valle intera, 20-30 mila persone che protestano, sono diventati tutti terroristi, persone, madri di famiglia con bambini che non valle, sono diventati tutti terroristi ed hanno militarizzato e con la forza stanno costruendo un'opera che la pagheremo tutti noi e i nostri figli. E quindi io quello che vi dico è che non dovete avere paura di queste intimidazioni, anche voi nei vostri comuni dovete partecipare alle liste comunali, dare una mano se ci sono le regionali, le europee. Dobbiamo tutti mobilitarci e tutti utilizzare la massima della partecipazione, gli strumenti che ci dà la rete e noi che possiamo con Facebook, con tutto. Buonasera a tutti, mi chiamo Vittorio Ferraresi, ho 26 anni e faccio parte di questo gruppo di pazzi, innanzitutto. Portando avanti l'informazione, il rottamatore, il bomba, Renzi, che ha 5 indagati, uno l'abbiamo mandato via, e addirittura il suo ministro, una persona assolutamente nuova che non si è mai vista in politica, Orlando, che è ministro della giustizia con il diploma scientifico, perché insomma non ci facciamo mancare mai niente, oppure Dario Franceschini, che è ministro della cultura non si sa perché, forse dicono alcuni perché ha scritto dei libri, dei romanzi, quindi se l'è meritato giustamente, e Rosy Bindi che è addirittura presidente della commissione antimafia, insomma, cioè, abbiamo veramente degli esperti di materia importanti come queste. E poi dei ragazzi invece che andando avanti in questa avventura sono riusciti a entrare in quel palazzo delle istituzioni con un profeta, e il profeta è Fassino, che qualche anno fa disse: Grillo, e si dice il torinese, faccia un suo partito e veda quanto prende. Grazie Fassino, perché oggi possiamo dire di aver preso un 25% grazie anche a te. E quindi abbiamo preso un 25%, siamo entrati come un ariete, in questo palazzo, che è un palazzo vuoto, un palazzo corrotto, un palazzo corrotto perché dentro ci sono persone che non se lo meritano di essere chiamate onorevoli. Sei onorevole solo se alla fine del tuo mandato hai fatto i diritti e gli interessi dei cittadini, hai portato avanti le loro esigenze, allora sei degno di onore.
altrimenti resti un semplice dipendente che sta svolgendo il suo lavoro. E loro lo stanno svolgendo male, lo vedete ogni giorno. Non solo calpestano la Costituzione con l'articolo 138, ma calpestano il diritto al lavoro, calpestano il diritto ad avere un ambiente salubre, calpestano il diritto all'uguaglianza e anche il diritto ad avere un giusto processo. Ogni giorno viene distrutta la Costituzione, stuprato il territorio in nome di quali interessi? Gli interessi di pochi, gli interessi dei lobbisti, dei banchieri, proprio di quelle banche che quando c'è il bisogno, quando il cittadino ha la fame oppure vuole aprire un mutuo per prendersi una casa, non ti danno un euro, ma poi vanno a fare speculazione finanziaria. E poi ci ritroviamo 4 miliardi a Monte dei Paschi di Siena perché sta per fallire. E poi ci ritroviamo le famiglie sul lastrico perché hanno investito in Parmalat. E la colpa di chi è, signori? È la colpa forse di questi pochi ragazzi folli o visionari che volantinavano nelle piazze qualche anno fa? Alcuni ci dicono proprio che è così, è colpa nostra, siamo noi il male dell'Italia. Può darsi, noi sicuramente facciamo degli errori, li facciamo in buona fede. Però noi sappiamo che quando siamo entrati lì dentro avevamo un obiettivo, ovvero voi, ovvero il futuro vostro, dei nostri figli. Ed è questo veramente la cosa che ci differenzia da quelle persone al loro interno che fanno gli interessi di qualcun altro. Vedete, il regalo alle banche private, a Unicredit, a Banca Intesa San Paolo, a Monte dei Paschi di Siena, è solo una piccola goccia di tutti i regali e le marchette che portano avanti quel palazzo. E noi cosa facciamo? Siamo l'opposizione, un'opposizione mai vista in 20 anni, che cerca di fare il suo lavoro, ovvero portare a voi, che siete i cittadini, che dovete sapere quello che sta succedendo in questo paese, l'informazione. E loro cosa fanno con la complicità di qualche giornalista? Loro la nascondono, ci mettono il bavaglio alla bocca e dicono che siamo noi che abbiamo sbagliato perché volevamo far pagare l'IMU ai cittadini. Bene, noi questo non lo vogliamo più accettare. Io non ci sto a credere ancora a questa gente. Però ci sono tante persone che ancora non hanno l'informazione giusta, non sanno quello che sta succedendo in quel palazzo. E qui entrate in gioco voi. Siete voi l'alternativa a questo paese, non noi. Noi siamo solo 150, cosa possiamo fare? Possiamo fare il nostro lavoro, possiamo fare casino, possiamo bloccare le commissioni, ma non possiamo ribaltare il paese da soli. E allora ognuno di noi quando si alza al mattino deve capire che o ci mette la faccia per cambiare questo paese subito, oppure verrà schiacciato insieme a tutti gli altri cittadini da gente che per una vita ha fatto gli interessi di qualcun altro. Quindi, Noale, qui stasera noi vi possiamo dare solo la scintilla, ma voi dovreste essere il fuoco che ribalterà questo paese, caccerà una classe politica indecente una volta per tutte dall'Italia. Ciao a tutti, sono Massimo Baroni della Commissione Affari Sociali. Allora, vi dico subito che innanzitutto è molto difficile parlare dopo Vittorio, perché ero ipnotizzato. E in secondo luogo è molto difficile perché io ho un onore, nel senso sono il più vecchio del gruppo della Camera. Io vi dico che Vittorio ha 26 anni e insieme a questi ragazzi qui io sinceramente non riesco a stargli dietro perché hanno una capacità di assimilare, di capire. E come diceva Scorsè pochi minuti fa, lo stesso Vittorio, diceva le competenze si acquisiscono nel percorso di crisi sociale in cui non c'è lavoro perché la disoccupazione in questo momento soprattutto giovanile è al 40%, noi dice guarda, non lo so, ti do un lavoro ma non è nel tuo settore, non importa, imparo subito, ed è vero, perché in questo momento noi siamo qui per cercare di capire cosa sta succedendo in questo paese. Io vi posso dare un piccolo spaccato, un piccolo spunto, e vi posso dire che non c'è lavoro, però abbiamo un settore che è il settore del gioco d'azzardo, che ha macinato 85 miliardi nel 2013, quando, per darvi un termine di paragone, il sistema sanitario nazionale ne costa 110,
e un settore un po' più piccolo che è quello del gioco d'azzardo online, che si è moltiplicato in un anno in una maniera incredibile, per cui occhio alle carte di credito, soprattutto se avete dei ragazzi minorenni. Io sono della Commissione Affari Sociali, perché quando in un momento di crisi sociale, quando non ci sono delle opportunità, è molto facile farsi stregare da delle finte opportunità, e quando abbiamo un settore che cresce rispetto a tutto il resto, che praticamente è stato devastato da questi parassiti, da questa classe dirigente di parassiti che da 20 anni si stanno scambiando le poltrone, Camera, Senato, enti pubblici. Abbiamo 1.100.000 persone che vengono nominate direttamente dalla politica in Italia. Noi abbiamo 30.000 politici in Italia, tra consiglieri comunali, regionali, assessori, parlamentari, e questi nominano 1.100.000 persone. Cioè, quindi, quando in alcuni momenti c'è chi lo... perché questi sono numeri... Innanzitutto giovani, perché io, come vi ho detto prima, questi non ci sto dietro, cioè li devo rincorrere continuamente perché sono 3 passi avanti a me, e dobbiamo portare avanti i giovani, dobbiamo cercare di farli capire che ci sono delle opportunità, ma dobbiamo sciogliere questa colla che altri hanno chiamato casta, e ci dobbiamo impegnare tutti i giorni, perché noi siamo pieni di diritti in Italia, abbiamo avuto dei giuristi in Italia che hanno fatto delle bellissime leggi, ma sono disattese, dobbiamo difenderle, molte delle leggi che abbiamo dobbiamo difendere. Io qui ho una maglietta che vi ricordo, insomma, del periodo quando c'è stato un momento in cui molti delle persone che stanno qua sono dovute salire sul tetto per difendere una Costituzione che in quel momento volevano cambiare a loro uso e consumo. E per tornare a quel discorso della disoccupazione, succederà, perché succede, a un certo punto l'unico posto di lavoro che vi diranno per vostro figlio, vabbè, fallo giocare in quella sala, c'è un posto per la sala slot, non c'è altro, e quindi a un certo punto uno dirà sì, vabbè, sono disposto ad andare a lavare i cessi perché ho bisogno di mangiare, di far mangiare la mia famiglia, ho un figlio ho un familiare disabile a casa, figurati se non vado a far lavorare qualcuno in una sala slot. Ed è per questo che, anche ragionando insieme ai colleghi, abbiamo pensato che una parte di questi 85 miliardi del giocato forse li dobbiamo tassare e metterli nel reddito di cittadinanza, quindi un 2% magari, che non sembra chissà quale cifra, però con una legge si può fare, possiamo fare pressione al PD, al PDL, a dire: ragazzi, qui la gente è arrabbiata, vi verrà a cercare sotto casa se non date una svolta veramente reale alla situazione. La gente è molto arrabbiata, noi siamo qui a sussurrarvi che c'è una rabbia impressionante, e siamo degli ambasciatori, ambasciatori non portano bene. Il messaggio siete voi, il messaggio siamo, è il bisogno di cambiamento che c'è in questo paese. Noi siamo una prima tornata, possiamo fare una legislatura, massimo due, poi arriveranno altre persone a garantire la bontà e la continuità di un progetto. Quindi quando ci vengono a dire non avete fatto l'alleanza col PD, ho detto scusate, ma il PD ha sempre guardato la punta dei propri piedi, tralasciamo l'etica, non ci voglio proprio entrare, perché nel momento in cui parliamo di casta, di colla, di favori, di lobby, il 40% delle lobby in Europa, Bruxelles, perché adesso parliamo di Bruxelles, sono italiani. Questo io non guardo mai la televisione, ho guardato su internet Presa Diretta, mi fido di questa fonte, diciamo che non è del 5 Stelle, dice che il 40% dei lobbisti che girano intorno agli uffici dei parlamentari europei sono italiani. Quindi abbiamo questa cultura incredibile in cui io credo che tutti quelli che sono qui per cambiare questa cultura, però ci dobbiamo impegnare ogni giorno. Dobbiamo impegnare ogni giorno a rimanere in contatto fra di noi, cioè cerchiamo di rimanere anche in contatto dopo questa serata. Non è che, vabbè, che molti di voi si conoscono perché siete di Noale, molti, però è importante fare rete non solo su internet, ma appunto, come è stato detto, coi banchetti, ricominciare,
continuare a fare questa, perché non è detto che noi siamo solo uno tsunami, siamo stati uno tsunami, potremmo essere veramente un'onda lunga, non solo del cambiamento italiano, perché noi siamo studiati in tutto il mondo come Movimento 5 Stelle, ci stanno denigrando come media di regime solo in Italia, ci denigrano, ci studiano da tutto il mondo, potremmo essere un'onda lunga veramente a livello mondiale, per cui cerchiamo di capire le opportunità che succedono in questa crisi, rifiutiamo questo cavolo di posto di lavoro, concentriamoci sul fatto che esiste un reddito di cittadinanza, perché lo faremo esistere, perché i soldi ci sono. Scusate se mi sono dilungato. Cominciamo da questi 14 miliardi, questo gioco online, magari qualcuno si fa anche una giocata ogni tanto, ma c'è gente che ci lascia le penne. Non vogliamo più suicidi innanzitutto, non vogliamo più suicidi, però il suicidio lo affrontiamo prima cercando di capire cosa c'è che non va. E cosa c'è che non va? Abbiamo bisogno in questo momento di non andare a lavorare in una sala slot vicino casa, ma abbiamo bisogno di una pausa di riflessione per capire che possiamo cambiare veramente questo paese. Io vi lascio solo con questo, perché per me è il messaggio più importante. A filiera corta, una delle nostre portavoci più vicine a Noale, Silvia Benedetti. È a chilometro quasi zero, più o meno. Buonasera a tutti quanti, grazie Noale, è bellissimo vedervi qui, veramente. Ed è bellissimo anche vedere quella bandiera esposta. Voi sapete che qui ci sono due miei colleghi piemontesi, appunto Ivan Della Valle e Laura Castelli, loro ne sanno abbastanza sulla questione NOTAV, e tra l'altro sul NOTAV il New York Times si è espresso sollevando delle perplessità su quest'opera. Quindi non è un media di regime, anche all'estero si domandano che senso abbia fare il TAV. Quindi, se non altro, anche lì qualcuno magari non vuole credere al Movimento 5 Stelle, a priori, a prioristicamente, in maniera magari con qualche pregiudizio, ecco. Eppure poi abbiamo i riscontri anche dall'esterno. Un altro riscontro che abbiamo avuto dall'esterno, l'avevo detto anche prima a Scorsè, è il fatto che noi siamo qui, siamo stati sospesi, siamo stati buttati fuori senza tanti complimenti e trattati severamente. Quando invece poi lì dentro non è neanche un problema se qualcuno è indagato per cose ben peggiori, per cose penali, e per cose che hanno dei risvolti ai danni di tutta la collettività. Quindi hanno usato due metri e due misure, come al solito. E noi siamo qui appunto perché abbiamo fatto una protesta energica, ma questa protesta poi trova riscontro nella Commissione Europea, perché anche la Commissione Europea, qualche giorno dopo, ha mandato al Ministero dell'Economia una lettera chiedendo spiegazioni sul decreto IMU Banca Italia. Hanno chiesto perché avete fatto questa operazione, che sembra tanto un aiuto di Stato alle banche. Lo domanda la Commissione Europea, e come dice anche Massimo, se appunto a Bruxelles ci sono le lobby, la Commissione Europea è la lobby. La Commissione Europea funziona in quel modo, rappresenta la lobby economico-finanziaria, quella da cui noi vogliamo liberarci, quella che va in posizione esattamente contraria rispetto alla visione che ha il Movimento 5 Stelle. La lobby guarda il proprio portafoglio, il Movimento 5 Stelle guarda il proprio benessere, la lobby guarda il proprio interesse, il Movimento 5 Stelle guarda l'interesse di tutte le persone, di tutta la comunità, ha una visione collettiva. E se lo dice perfino appunto la Commissione Europea, domandiamoci se era giusto trattarci così. Non era giusto, ve lo dico io, non era giusto. E quando parlo anche di andare in direzione contraria rispetto a quello che è la nostra visione, mi viene in mente quel che riguarda l'agricoltura. Allora, io sono appunto in Commissione Agricoltura e qualche giorno fa siamo andati
a vedere i cantieri di Expo 2015. Expo 2015, un'esposizione universale, un'esposizione importante. Nessuno dice che non sia giusto promuovere quelle che sono le qualità agroalimentari del nostro paese o fare promozione di quello che è l'Italia, perché l'Italia è un paese che merita di essere promosso, nel senso che a volte non ci rendiamo neanche conto delle qualità, dei tesori che ha questo paese, a volte lo sottovalutiamo un po'. Andiamo a vedere Expo e ci portano sul cantiere di Expo. Vi ricordo che il tema di Expo 2015 è nutrire il pianeta, quindi si pone come obiettivo quello di sensibilizzare a livello mondiale le persone sul tema appunto di nutrire il pianeta, come trovare cibo, come avere l'autosufficienza alimentare, come mantenere una sostenibilità idrica nelle coltivazioni. Quindi temi grandi, temi importanti, temi che sappiamo dover mettere in pratica, perché la terra è una sola, non possiamo approfittarne ancora a lungo. E che cosa pensano di fare? Pensano di utilizzare 1 milione di metri quadrati di suolo. E poi il decommissioning, ovvero il dopo Expo, funzionerà così. Il 57% di quel 1 milione di metri quadri verrà adibito ad area verde, quindi dopo il cemento ci devi rifare l'area verde, e il 43% verrà adibito a uso residenziale e sociale. Questa è la logica. Allora, vi ricordo, in Italia ci sono 12 milioni di ettari di suolo agricolo, quindi siamo già abbastanza strettini, perché non abbiamo un paese con grandi estensioni. E nell'intelligenza di coloro che hanno promosso Expo e hanno portato avanti il programma, qual è stata la linea guida? Qual è stato il faro guida nel progetto? Il portafoglio, il riscontro economico? Non gliene frega niente di quel tema. Del tema nutrire il pianeta non gliene frega niente. Gliene ha fregato di mettersi in tasca le solite tangenti per le solite aziende e per i soliti noti politici vari, tra Comunione e Liberazione, per non fare nomi, Partito Democratico, sempre per non fare nomi, e Lega, sempre per non fare nomi. Si sono accordati, si sono spartiti il pacchetto Expo. Ah, e peraltro mettiamoci dentro anche la classica malavita, che non può mancare. E vi dico anche un'altra cosa. Quando si pensa che è più facile demolire che non fare proposte, vi dico che Expo aveva anche già un progetto alternativo, ancora prima che iniziassero i lavori su questo terreno, c'era già il progetto alternativo e ricordava un po' il Salone del Mobile a Milano, quindi un Expo diffusa e sostenibile. Tu usi la provincia di Milano, vai a recuperare magari ad esempio i mobili rurali dismessi, a Milano nella provincia ce ne sono diversi, anche molto belli, delle cascine molto belle, vai a creare degli orti, vai a creare appunto un Expo diffusa che ti dà valore a tutta la provincia di Milano. Allora è quella la visione che noi vogliamo applicare, la visione di valorizzazione collettiva. Lì ne avrebbero guadagnato tutti, tutte le persone che lavorano sul territorio. Questa è la differenza, questa è la differenza. Immaginatevi un Expo del Movimento 5 Stelle, immaginatevela. Io me la vedo, mi vedo gli orti, mi vedo appunto le aziende produttrici locali, la filiera corta, il chilometro utile, le coltivazioni a basso impatto idrico. E c'è stata un'altra cosa che mi ha colpito. Noi tutti stiamo girando l'Italia, questa non è una cosa nuova in effetti, perché lo facciamo tutti i weekend, andiamo in giro e parliamo con i meetup, incontriamo le persone nelle agorà, nei teatri, e appunto lì è capitato che abbiamo incontrato le persone interessate a tutelare il Parco delle Cave, che è un parco appunto nell'Interland milanese, e lo vogliono adibire a canale d'acqua, che poi diventerà un canale di scolo semplicemente collegato appunto con Expo. E era stato bello lì vedere tutte queste persone intente a tutelare quello che è un loro diritto. È un tuo diritto avere del verde, è un tuo diritto avere del benessere, avere un bel posto dove stare, un posto dove puoi usufruire appunto liberamente del tuo tempo libero.
Quindi quella è stata una cosa che mi ha colpito vedere tutte queste persone attivarsi in prima linea per tutelare il proprio parco. Hanno appeso a tutti gli alberi, hanno appeso il nastro con scritto fragile, a ricordarci appunto la fragilità di quello che noi andiamo a devastare. Oppure hanno appeso anche delle loro poesie, cioè il fatto di sentire nostro qualcosa. Noi dobbiamo ricominciare a sentire nostro questo posto, nostro Noale, nostra l'Italia. È quello che ci farà fare la differenza. È nostra anche l'Europa, nostra anche l'Europa, perché c'è un'altra cosa da dire per quel che riguarda l'agricoltura. L'agricoltura dipende dall'Europa, tutta l'agricoltura italiana dipende dalla politica agricola comune. Noi adesso ci stiamo lavorando in Commissione Agricoltura, non vogliamo più i finanziamenti a pioggia per chiunque possieda degli ettari che poi non coltiva, che poi non produce, con i quali non produce nulla che rientri poi sul territorio come ricchezza di produzione sul territorio. Vogliamo che sia un'agricoltura viva, un'agricoltura di qualità che vada a tutelare. L'agricoltura di qualità tipicamente italiana è uno dei pochi settori dove c'è una crescita nonostante la crisi. L'export agroalimentare è uno dei fiori all'occhiello dell'Italia. Quindi anche questo, cioè l'Europa diventa importante nel momento in cui influisce sulla nostra vita, influisce sul fatto appunto di quello che mangiamo, basta vedere la questione degli OGM, e anche di quello che vogliamo produrre. Quindi è importantissimo sentire nostra anche l'Europa, che chiaramente, come anche ha detto Beppe Grillo, deve diventare una comunità, deve ritornare ad essere quella che è la comunità europea, non l'Unione Europea, la comunità. Vi ringrazio. Ah, un'altra cosa, volevo ringraziare i ragazzi di Noale e dire loro di lavorare sodo, ci fidiamo di voi, è vero? Voglio tornare qui a vedere una Noale a 5 stelle. Mi raccomando. Adesso passo la parola alla Notav Laura Castelli. Grazie a tutti, davvero bello vedere a un certo punto sventolare una bandiera. Qualche settimana fa eravamo in Sicilia e ho tirato fuori il fazzoletto Notav e l'ho messo sotto la bandiera del Nomuos, e queste sono le cose che caratterizzano noi, che caratterizzano le persone che tengono la propria terra, come diceva Silvia. E solo in questa maniera noi possiamo cambiare questo paese, lo facciamo tutti i giorni. Io volevo raccontarvi che stasera noi siamo arrivati qua alle 8:15, ma non siamo andati a cena, ci siamo fatti una riunione, perché ci manca il fatto di fare la riunione settimanale in Parlamento. Allora ci siamo seduti tutti intorno e abbiamo fatto una riunione. No, questo per dirvi cosa, noi viviamo il momento del meetup, che prima era meetup del gruppo locale, lo viviamo ancora oggi, lo viviamo sempre in maniera costante, e io credo che sia una delle cose che non si deve perdere mai, ed è l'unica cosa che ti permette di capire quello che hai davanti, che cosa vuole per il proprio paese, cosa pensa, quale sfumatura vede. E per esempio in questo periodo noi abbiamo tre grandi cose su cui si è discusso tanto, che sono cose che vedrete a brevissimo in piattaforma, quindi anche voi potrete dare il vostro contributo. Io ammetto che mi commuovo delle volte a vedere certi commenti in piattaforma fatti da voi, perché è una cosa che non è mai successa e loro ci deridono per questo, ci deridono perché mettiamo in una piattaforma informatica un testo di legge e vi chiediamo di migliorarla, come se voi foste degli imbecilli e noi anche, perché lo chiediamo a qualcun altro mentre siamo in Parlamento. E questo è il motivo per cui quando ci fermavano per strada dicendo: ma lei quale legge elettorale vuole? No, ma io non voglio nessuna legge elettorale, io voglio che la scriviamo insieme. Scusate se questo progetto è abbastanza ambizioso, però è quello che vogliamo. Dicevo che ci sono tre cose grosse che stiamo portando avanti, che troverete in piattaforma. La prima, giusto per parlare di non si vogliono più morti, riguarda l'abolizione di Equitalia, ed è uno dei progetti più importanti. E
l'Italia ha fatto tante vittime, veramente troppe. E allora con la Commissione Finanza si è fatto un testo, l'abbiamo migliorato dal punto di vista contabile e abbiamo cominciato a scoprire delle cose agghiaccianti che poi sono saltati agli onori della cronaca, perché finalmente qualche giornalista era stanco di stare zitto. Qualche giornalista, qualche avvocato, qualche magistrato. E allora è venuta fuori la storia dei 500 miliardi di bolla di crediti che Equitalia non prenderà mai, che inquinano il bilancio di Equitalia. E non solo il bilancio di Equitalia, ma anche il bilancio di tutti gli enti, perché non ci dimentichiamo che gli enti locali hanno delegato Equitalia la riscossione. Questo cosa comporta? Comporta che in un colpo solo, con 500 miliardi, noi abbiamo una tossicità collettiva dei bilanci degli enti. E allora tu, quando vai in comune a cercare di fare la ripresa, poi ti denunciano, come è capitato a Ivan, che lui è il primo a essere stato denunciato per aver ripreso, non ce lo scordiamo. Però poi l'ha vinta e per fortuna la legge ha scritto nero su bianco che si può riprendere. Dicevo, quindi, quando tu vai al tuo comune a seguire il consiglio comunale e parlano di bilancio, tu non capisci, come fai a capire qual è la parte tossica di un bilancio e la parte buona di un bilancio? Non lo puoi fare. Quindi l'abolizione di Equitalia, oltre a ripristinare quello che è la competenza degli enti, serve per rimettere un po' di ordine nei conti pubblici. E non solo, Equitalia ha raddoppiato e triplicato delle volte le cartelle esattoriali. Quindi nel nostro testo di legge c'è il ritorno a un costo storico, perché se io devo pagare 200 euro, la cartella dell'Agenzia delle Entrate è finita Equitalia e combinazione si è triplicata. Perché? Perché ci hanno infilato dentro di tutto. Quindi è necessario fare un passo indietro, tornare al costo storico. Dovevo darti 200 euro, guarda, non ce l'ho fatta, sono 3 anni che sto in una condizione pessima, non riesco a pagarti, te li pago, non ti preoccupare. Ma ti do 200 euro, non 2000 euro. Che non riesco a tirar fuori. E questa è una. L'altra è l'abolizione della legge Fornero, la prima legge in Italia che toglie un diritto retroattivo. E allora lì, come ci ricorda Vittorio, che lui dice sempre: io sono entrato in giustizia pensando che la giustizia esistesse, Vittorio, anche la Fornero. questo concetto non lo conosceva affatto. Non è facile abolire la legge Fornero, perché come al solito si è fatta una legge senza neanche scrivere quali erano i dati economici che questa comportava. Stiamo facendo una fatica mostruosa a capire quali sono le coperture di un'abolizione della legge Fornero. Con questo non ci siamo abbattuti per nulla, cioè, la faremo e troveremo tutte le coperture. Però per dirvi questi come lavorano, stralciano pezzi di contratti nazionali, cambiano pezzi di diritti e soprattutto lo fanno in maniera retroattiva. Se voi pensate a quante ce ne siamo sentite dire quando volevamo togliere i vitalizi, dice no, quello è un diritto, ha capito, anche la pensione è un diritto, la legge Fornero la levi e io non ti posso togliere il vitalizio. Questo è il loro modo di vedere le cose. E poi chiaramente il terzo punto è il reddito di cittadinanza, che è uno di quei punti che secondo noi siamo convinti ogni giorno di più che è una delle soluzioni plausibili per uscire dal buio. E tutti i giorni ce ne rendiamo conto di più, perché magari qualcuno di noi non era pienamente convinto che fosse quello il modo, ma non c'è altra strada. E io ero in una serata nelle zone del Piemontese, un ragazzo mi dice: ma io non voglio il reddito di cittadinanza, io voglio avere una dignità e poter lavorare. Ho capito, ma questo che cosa significa? Significa che così come quando Berlusconi fece la social card, ti hanno tolto anche la dignità di dire io ho bisogno di aiuto, io non trovo lavoro, io non riesco a pagare le bollette per andare a scuola a mio figlio. E questo è devastante, perché ci hanno ridotto all'osso, ci hanno umiliato. E noi questo non lo possiamo più permettere. Io in quel periodo della social card... io facevo le dichiarazioni di redditi al mio lavoro, io sono una fiscalista, e la vecchietta che aveva un reddito bassissimo si vergognava di chiederti: ma scusa, quella cosa che vedo in televisione, i 1000 euro, che cos'è? Si vergognano. E allora non è giusto. Non è giusto perché in tutti i paesi europei questo concetto non esiste, esiste il concetto di comunità.
E allora ancora una volta la comunità. Prima parlavo con qualcuno che mi diceva: io sono felice del movimento perché siamo una comunità, perché siamo un gruppo, perché so che se io ho bisogno di una mano c'è sempre qualcuno. E allora bisogna solo allargare la famiglia e decidere che questa famiglia andrà in Europa e dirà una semplice cosa. Ogni tanto una cosa che non è che fa paura, perché ora, soprattutto in queste zone dove c'è la reverginization della Lega, che prima firma il pareggio di bilancio e poi ti dice no, voglio uscire dall'euro, dicevo, la nostra posizione è una posizione che a tanti fa paura, ma non è una posizione drastica, è una posizione di principio. Vogliamo stare insieme in Europa? Allora, mi levi il fiscal compact, mi togli lo sbarramento al 3%, cosa che si può fare, io ho scritto una mozione, c'è una legge italiana che permette di sforare il 3%, perché nessuno l'ha mai attuata. Mi usi bene i finanziamenti e gli investimenti, questi cavolo di fondi li vogliamo usare nella maniera giusta? Mi usi gli euro bond, perché è l'unica maniera con cui possiamo decidere insieme che cosa finanziare in questo paese. O fai queste cose, e mi togli anche il pareggio di bilancio, perché è un po' una pazzia. O fai queste cose, oppure chiederemo ai cittadini se vogliono stare in questa Europa, in questa, non in quella che tu ci hai raccontato. Spiegare qual è la nostra posizione. Io tante volte incontro attivisti un po' intimoriti perché euro sì, euro no, perché ormai la gente è fatta con compartimenti stagni, le cose o sono sì o sono no. Ci sono anche le sfumature, ci sono anche le tappe, ci sono percorsi che vanno fatti e noi vogliamo fare semplicemente questo. Quindi il mio invito è forza e coraggio, perché la campagna dell'Europea sarà una campagna molto impegnativa per i temi e per la posizione, saremo additati di qualunque cosa, come è già successo in questi mesi. Però ce la faremo, verremo anche qui, aspettateci. Nuovamente. Grazie Laura, io apprezzo tantissimo Laura perché ho avuto modo di vedere in commissione bilancio con che grinta mette in riga persone come il presidente Boccia, politici navigati, quindi apprezzo tantissimo. Io sono Simone Valente, 27 anni, cacciato fuori dal palazzo per aver difeso la Costituzione. Io oggi ho portato con me questo libricino stupendo. È un libricino che contiene la Costituzione e il regolamento della Camera dei Deputati. È un libricino che qualcuno di noi lo conosce a memoria, come Soria, ad esempio lo usa come cuscino questo. Altri come Danilo Toninelli lo conoscono talmente bene che potrebbe fare il Presidente della Camera. E noi abbiamo usato questo strumento da quando siamo entrati, perché all'inizio legislatura, un anno fa, siamo entrati e questa gente ci sbeffeggiava, ci prendeva in giro perché eravamo i ragazzini, andavamo nel palazzo con lo zainetto, le varie Santanché, i vari gelmini che deridevano proprio il Movimento 5 Stelle. Allora noi non abbiamo abbassato la testa, noi abbiamo detto bene, allora guardiamo un po' la democrazia, che strumenti ci mette a disposizione, e abbiamo iniziato a studiare questo, articolo per articolo, comma per comma, ed ecco così che abbiamo imparato a usare gli strumenti per fare il famoso costruzionismo. Ovvero, quando ci presentano una legge, che spesso è un decreto pieno di porcate, in cui magari ti mettono una cosa buona e poi altre 100 schifezze, e allora queste porcate, e alla fine, dopo un anno, posso dire che noi abbiamo veramente imparato, perché abbiamo imparato a usare gli strumenti che ci dà questo regolamento. E noi cosa facciamo? Col costruzionismo li teniamo lì ore e ore e ore, e quando loro stanno ore e ore in aula, visto che sono anche un po' anziani, devo dirlo, loro soffrono tremendamente. E allora nei corridoi iniziano a parlottare tra di loro e chiedersi: ma quando è che smettono questi? Quando è che ci fanno andare a casa? Perché poi hanno già i trolley nel guardaroba, perché al giovedì questi sloggiano via e se ne vanno in vacanza, cosa che noi non facciamo, perché noi giriamo i territori, andiamo nel weekend a fare incontri con i cittadini.
Ebbene, è molto cambiato il nostro modo di fare e noi continuiamo a difendere questo regolamento. Voi sapete che, anzi sapete forse perché l'ha detto la Boldrini in TV da Fazio, mentendo spudoratamente, mentendo quando ha detto che la ghigliottina è una cosa che è prevista nel regolamento, cosa falsa. Sfido ognuno di voi ad andare a controllare su internet se la ghigliottina si è contenuta qua dentro. E quindi lei ha proprio ucciso la democrazia e lo farà ancora modificando il regolamento. Il regolamento, noi abbiamo in giunta per il regolamento il nostro Daniele Toninelli e altri nostri deputati che stanno lavorando a quello per contrastare l'ulteriore porcata, perché vogliono ancora una volta mettere il bavaglio alle opposizioni. L'hanno fatto con la ghigliottina, lo faranno cambiando il regolamento della Camera, ovvero le discussioni generali su una legge verranno dimezzate, verranno ridotti notevolmente gli emendamenti che un gruppo parlamentare potrà depositare, verranno ridotte, dimezzate le dichiarazioni di voto, le illustrazioni degli emendamenti, quindi tutto un processo che dovrebbe essere normale, che potrebbe, diciamo, far anche convergere magari due gruppi parlamentari su un'unica proposta, viene azzerato. Questo ovviamente causerà una diminuzione della qualità delle leggi che facciamo. Pensate che già la qualità è assurda, io lo vedo ogni giorno in Commissione Cultura. Noi abbiamo, quando arriva un decreto legge, non hai neanche il tempo per sfogliare gli emendamenti, devi decidere in pochissimi secondi e quindi tutto a discapito della qualità. Ed ecco così che il paese va a rotoli mentre noi facciamo le leggi in pochi secondi. E in Commissione Cultura purtroppo dovrebbe essere il faro di un governo, di un Parlamento, dovrebbe essere la prima cosa, ma io noto che ci sono tante persone che non sanno neanche quello che stanno facendo. Io ho visto ministri, se vi ricordate, la ministra Carrozza, quando è andata da Fazio, cosa ha fatto? Si parlava di edilizia scolastica e Fazio ha fatto una domanda sull'edilizia scolastica parlando dell'8 per mille. E lei ha risposto, ministra dell'istruzione, ha risposto: ma l'8 per mille è un'ottima cosa, bisognerebbe fare una proposta subito, bene, la faremo. Peccato che quando l'ha detto, la nostra proposta del Movimento 5 Stelle era già stata approvata da un mese nella legge di stabilità. Quindi, se ogni cittadino potrà devolvere l'8 per mille all'edilizia scolastica è grazie al Movimento 5 Stelle. Questo lo voglio ricordare perché ci sono tantissime scuole che cadono a pezzi. Noi abbiamo avviato un'indagine conoscitiva in Commissione Settima in cui alla fine ne è venuto fuori che servono 15 miliardi di euro per mettere a posto le nostre scuole, alcune dovrebbero essere addirittura abbattute e poi ricostruite, e Renzi arriva con questi spot da 3 miliardi che poi non hanno neanche le coperture. Quindi diffidiamo di questa gente, perché noi finché non vediamo le carte che passano in commissione e le studiamo punto per punto non ci crediamo, non crediamo più a nulla a questa gente. Cultura, abbiamo portato avanti tantissime battaglie, voglio ricordarvene alcune: quelle al decreto istruzione, la grandissima vittoria per permettere, diciamo, di promuovere alla scuola materna la lingua inglese, fondamentale perché sappiamo che i nostri giovani rispetto soprattutto al nord Europa hanno un uso della lingua inglese molto inferiore. La promozione dei libri digitali nella scuola, altra vittoria. Abbiamo riportato l'attenzione sull'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria e continuiamo a portare avanti questa battaglia. Abbiamo ottenuto tantissime vittorie, stiamo parlando di precariato, di insegnanti, dei quota 96 che proprio oggi abbiamo scoperto noi che siamo qua dai giornali che non ci sarà copertura perché questa gente preferisce investire in TAV, in Expo, in missioni di guerra e mai nella scuola. E allora ecco che noi staremo lì, li terremo sott'occhio sempre, continueremo a portare avanti idee sulla scuola perché noi pensiamo che sia uno dei primi punti da cui partire. Grazie. Buonasera. C'era un signore prima che ha urlato basta morti, c'è ancora?
vuole dire due parole, vuole venire qua e dirci due parole, una piccola testimonianza, se ne va. No, quello che vorrei... Venga qua, così, dato che ci stanno... No, se viene qua su sa perché, perché da, con un canale streaming ci stanno seguendo anche dal Brasile, da Rio de Janeiro. Anche da Arcore, lo sappiamo che sia. E poi studiano i nostri discorsi, eh? Venga qua. No, quello che mi è venuto spontaneo, no, dirlo vicino a me. Perché è una cosa che mi colpisce moltissimo, vedere tanta gente che magari ha delle difficoltà, non è il mio caso. Un lavoro a tempo indeterminato. Oggi è maestro, 62 anni. Però ecco, perché queste cose mi fanno stare male. Si è suicidata una persona già maestra. Come? Ecco, io questo non vorrei più sentirlo. Quello che vorrei far sapere però alla stampa. Perché. Quello che vorrei far sapere alla stampa, che qui non c'è nessuno che è stato portato qui a pagamento. Ognuno di queste persone è venuto liberamente. Io vi ho seguiti a Scorsese, sono venuto qua con gli amici. Quello che ti ho detto prima, non mollate, non mollate. Siete la nostra unica speranza. Io mi batto tutti i giorni al lavoro per dire il mio pensiero, però ecco, quello che vorrei far sapere è la stampa da dire: questi qua sono venuti tutti liberamente, nessuno ci ha portati di forza, nessuno ci ha pagato il panino, nessuno ci ha pagato, nessuno è pensionato, anzi saranno molti, ecco questo ci tengo. Grazie. Due settimane fa, un paio di giorni prima che poi andassi da Santoro, si è anche tolto la vita un panettiere di Pomigliano, tra l'altro era uno dei nostri, era del 5 Stelle, e ci dava una mano e non ha retto visivamente l'immagine degli ispettori di lavoro che appunto hanno beccato la moglie che dava una mano nella sua pizzeria, e la moglie si è inginocchiata chiedendo, implorando agli ispettori di lavoro, che per carità fanno loro il mestiere, anche se implorando di non sanzionarli, e loro non ha retto questa immagine. Quello che ci siamo detti un po', poi Massimo si occupa molto di affari sociali, per cui forse lui ne sa più di, certamente più di me, è che le persone che si uccidono solo per la povertà o per la fame, io ho lavorato in Congo, dove c'è un'aspettativa di vita di 46 anni, dove si muore per banalissime malattie quali la diarrea. Pensate che la prima causa di morte per i bambini sotto i 5 anni in Congo era diarrea, eppure non esiste il suicidio, non esiste in Africa Nera, non esiste la depressione, non esiste il suicidio. Quello perché c'è una parola africana, Swahili, che si chiama Ubuntu. Se muore, spesso muoiono i genitori di un bambino, il bambino non resta solo, se ne occupa la comunità. Ubuntu significa proprio mettere in comunità. Le persone che non hanno un lavoro, che tirano a campare, non si sentono dei falliti perché c'è appunto una comunità. Probabilmente le persone si tolgono la vita qui non soltanto per le enormi responsabilità, ma appunto per un messaggio che ci lancia la società: se tu perdi lavoro, se tu devi chiudere la fabbrica, se tu devi andare a casa dei tuoi dipendenti, sei un fallito. Sì, certamente. I falliti sono i carnefici, non sono le vittime. E in questa fase così dura, in cui poi dei risultati li stiamo ottenendo da opposizione, li stiamo ottenendo, non vengono raccontati perché chiaramente fa male al sistema raccontare dei risultati che ottiene l'opposizione. Noi abbiamo ottenuto in legge di stabilità l'obbligo per quelle aziende che percepiscono finanziamenti dallo Stato di restituirli se delocalizzano, cioè se vanno a produrre all'estero. È una cosa logica. Vuoi soldi italiani? Produci in Italia, così. Abbiamo ottenuto, grazie al lavoro della Commissione
attività produttive, il congelamento delle cartelle esattoriali di Equitalia per quelle aziende che vantano un credito nei confronti dello Stato. Cioè lo Stato mi deve dei soldi, a me azienda, tu mi blocchi quello che ti devo dare a te fino a che tu non mi paghi. È logico. Questo non l'abbiamo ottenuto convincendo la maggioranza del PD dicendo una buona cosa, no. L'abbiamo ottenuto minacciandoli di farli restare in aula a Capodanno. Veramente, veramente. Allora, sia in un piccolo comune come nelle grandi città, dobbiamo riuscire a non far sentire soli le persone che hanno delle difficoltà. Se non ce la facciamo a aiutarle economicamente, sarebbe anche una buona cosa. I soldi utilizzati per far star bene qualcuno sono i soldi migliori spesi in assoluto. Però almeno dargli un conforto, far sentire queste persone appunto in una comunità, far sentire che non sono sole. Dobbiamo, lo diceva prima proprio Massimo bene, prendere tempo. Perché la Repubblica è uno stato comatoso, abbiamo un Presidente della Repubblica rieletto, Presidente della Repubblica che si lasciò scappare Licio Gelli quando era Ministro dell'Interno, che non fece nulla per il disastro della Terra dei Fuochi, che ha fatto cancellare delle conversazioni probabilmente non rilevanti dal punto di vista penale, ma forse penose per il contenuto delle stesse. Abbiamo un Premier che è diventato Premier grazie poi a un appoggio di colui che doveva essere un suo avversario, Berlusconi, un uomo politico condannato per frode fiscale, in via definitiva. La Repubblica è questa, abbiamo a 10 metri da noi si siede Gigina Purpetta, Luigi Cesare, autista di Raffaele Cutolo, fondatore della nuova Camorra organizzata, salvato questo Gigina Purpetta, condannato per Camorra, salvato da quel giudice Carnevale, famoso, l'ammazza sentenze, che ammazzava tutte le sentenze, tra cui la sentenza di colpevolezza di Tano Badalamenti per quello dell'omicidio di Peppino Impastato, di colpevolezza di Fratelli Greco per l'omicidio di Rocco Chinnici, tutti i peggiori omicidi per mafia venivano condannati e poi questo Carnevale li salvava. E fu Falcone e Borsellino, furono loro due a fregare Carnevale inventandosi una norma che facesse roteare i giudici di Cassazione. La prima volta che non c'era in Cassazione questo Carnevale, ci fu il maxi processo, quelle prime grandi condanne per mafia a Palermo. Ecco, questo giudice Carnevale ha salvato Gigina Polpetta per Camorra e Gigina Polpetta si siede a 10 metri da noi. Pensate a che livello sono le istituzioni. Le fabbriche chiudono, c'è crisi dovunque, in qualsiasi settore. Due sono i settori in Italia e in tutto il mondo occidentale che non sono in crisi. Due industrie, la droga e le armi. E anche il gioco d'azzardo, che sono, tra l'altro, è molto vicino alla droga, una droga, no? Se ci pensate. Gioco d'azzardo che non è in crisi, che ci è costato 300 miliardi di euro negli ultimi 15 anni, 300 miliardi di euro di risparmi dei cittadini italiani volatilizzati, è una forma di, come dire, sono le imposte, le tasse dei disperati, e questo Stato non le vuole tassare per fare favori alle stesse concessionarie di gioco d'azzardo, che sono le stesse che finanziano le campagne elettorali dei grandi uomini politici, nello specifico Letta e Alfano. E vedete com'è il circolo vizioso. La droga è quella sostanza che consumano le persone che hanno paura di vivere, mentre le armi le acquistano le persone che hanno paura di morire. È sempre la paura che domina la nostra vita, anche la paura del cambiamento, perché cambiare fa paura, anche magari soprattutto alle persone un po' anziane che sono abituate a vivere una loro vita di sicurezza. Ecco, questa sicurezza ognuno di noi si rimbocca le maniche, dà una mano ai parlamentari, ci pungola, ci critica, perché non siamo perfetti e sbagliamo e perdonate i nostri errori, ci dà una mano, ci sostiene, ci controlla, perché siete i datori di lavoro, di noi che siamo dipendenti dalle istituzioni, a cominciare anche qui da questo comune. So che c'è il sindaco, grazie per essere venuto, il sindaco è un servitore dei cittadini del comune, per cui va aiutato, va sostenuto e va controllato e va pungolato. Se lavora bene magari lo rieleggiamo, se lavora male via. Così funziona. Sindaco, consiglieri regionali, governatori, deputati, senatori, sarebbe bello anche poter sfiduciare il Presidente della Repubblica, ci piacerebbe.
dobbiamo riuscire a non avere paura, e questo, in questo senso c'è appunto la comunità. La politica è la più bella attività che un essere umano possa fare. Io sono orgoglioso di far parte del Movimento 5 Stelle, al netto di alcuni errori che abbiamo fatto, ma ripeto, una cosa che è passata, e concludo, durante quei giorni che ci hanno portato qui. Io sono stato sanzionato dalla Presidente Boldrini con 25 giorni di sanzione. In quei giorni abbiamo ricevuto molte critiche, la stampa ci scriveva che eravamo fascisti, squadristi, però in realtà quando visivamente i cittadini italiani hanno visto quel gruppo di cittadini delle istituzioni scendere per provare a bloccare una votazione che ha regalato di fatto miliardi di soldi nostri alle banche private senza neanche imporgli la possibilità di dargli a sostegno della piccola e media impresa, visivamente è passato il fatto che in Parlamento ci fosse un gruppo parlamentare differente da quel che c'è stato negli ultimi 30 anni. Pensate se durante l'ultima legislatura il PD, che si vantava di essere opposizione a Berlusconi, io dissi qualche mese fa che il PD è peggio del PDL e votai PD, e lo ribadisco perché il malaffare ci ha distrutto, però l'ipocrisia ti frega ancora di più, perché tu pensi loro sono contro. No, io preferisco, mi pare fosse Flaiano che diceva, poi non è che tutte le persone di Forza Italia sono delinquenti, assolutamente no, comunque Flaiano mi pare dicesse che preferisce i delinquenti agli ipocriti, perché almeno i delinquenti a volte si riposano. Gli ipocriti in questo paese non si riposano mai, 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 mai. Ecco, è passato in quei giorni il fatto che ci fosse un gruppo parlamentare che stava lottando e che continua a lottare. Concludo facendovi vedere una cosa, sono appena andato sul sito della Camera, e si può andare su singolo deputato, questa qua in un'altra, è una proposta di legge, prima firma Fraccaro, firmata da tutti i deputati del 5 Stelle, presentata il 27 maggio 2013, si chiama disposizioni in materia di conflitto di interessi, nonché delega al governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locale e dei componenti dell'autorità indipendente di garanzia, vigilanza e regolazione. È una legge sul conflitto di interessi. Il Movimento 5 Stelle l'ha fatta e l'ha depositata il 27 maggio 2013, veramente la stampa non ve lo dice. Questo si chiama atto parlamentare. La differenza che noi possiamo vantare e sulla quale dobbiamo costruire la campagna elettorale per gli europei sono fondamentali. Non è un caso che abbiano messo Renzi, Renzi l'ha messa la Merkel, Renzi l'ha messa a Bruxelles, Renzi l'hanno messo i poteri forti della BCE, della Troica, gli stessi che hanno messo Monti e Letta, gli stessi. Non è un caso che gli ultimi tre governi sono stati decisi in Europa, perché hanno paura, e fanno bene, hanno paura del Movimento 5 Stelle, di un enorme successo, perché se il Movimento 5 Stelle arrivasse in Europa con tanti voti e vincesse le elezioni, qui in Italia possiamo aprire una crisi di governo, imponendo, comunque chiedendo caldamente al Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere e di indire nuove elezioni, e poi vedremo chi vincerà, e magari si andrebbe al voto con il consultello, perché non faranno in tempo a fare delle riforme costituzionali, che se le riforme costituzionali devono fare Brunetta, Santanchè, Berlusconi, Verdini e dall'altra parte idem, Gigina Polpetta, che non credo sappia che cosa significa riforma costituzionale, non credo. Guardate, c'è un video, il meglio di Gigina Polpetta su YouTube. I napoletani gli cantano è culto, ghiatto e tenne precedente, è culto, ghiatto e tenne precedente, è basso, grasso e ha precedenti penali. Questo gli cantano i suoi cittadini a un deputato della Repubblica, che guadagna 15.000 euro al mese. E poi è importante per l'Europa, perché noi andremo a battere pugni, a pretendere, come dicevano prima i miei colleghi, l'abolizione del MES, il meccanismo europeo di stabilità, il fondo salva Stato. È un fondo incredibile al quale noi dobbiamo dare dei soldi, e qualora dovessimo andare in crisi ce li ripresterà, in pratica la Troica, pezzi grossi, questo stesso Fondo Monetario Europeo, anziché Fondo Monetario Internazionale, ci ripresterà i soldi a stronzo, e dovremo pagare degli interessi altissimi per avere dei soldi che prima erano nostri, e per accedere a questo fondo, ripeto, è finanziato da soldi nostri, dovremo fare quelli che chiamano in gergo aggiustamenti strutturali. Che sono gli aggiustamenti strutturali? Sono meno posti letto, istruzione privata, vendita dei nostri asset, Eni, Finmeccanica, acqua pubblica, Enel. Questo ci chiede l'Europa, privatizzare, le privatizzazioni.
Per quello è importante andare in Europa e possiamo vincere solo con la credibilità. La differenza tra il Job Act e questa proposta di legge Fraccaro è che questa proposta di legge esiste ed è un atto depositato alla Camera dei Deputati e tanti altri al Senato. Non ci facciamo infinocchiare dagli slogan, dalle slide, cioè da queste immagini televisive, perché non è così, sono 30 anni che ci dicono che fanno determinate cose. Diamogli fiducia dopo che le hanno fatte per la prima volta. Diamo fiducia a questi europei, dateci una mano ad un gruppo di parlamentari europei, a un movimento che ha fatto esattamente quello che ha detto che avrebbe fatto in campagna elettorale. Non allearsi con nessuno, per esempio. Qualcuno non ha capito bene perché non vi siete alleati con il PD. Dovete vedere il PD per capire perché non ci siamo alleati. Vedere quello che votano, quello che fanno. Saremo morti se ci fossero alleati con il PD, se ci fossimo alleati. Oggi vantiamo una credibilità che non vanta nessun altro. La propria credibilità è quella che deve seguirci e ci deve indicare la strada in campagna elettorale. Vi chiediamo una mano importante per le europee. Mai come quest'anno le elezioni europee sono delle elezioni politiche, sono importanti per cambiare l'Italia e l'Europa e per poter costringerli a indire nuove elezioni che speriamo, ma questa è la linea politica e il progetto che abbiamo definito, ci porteranno al governo della Repubblica. Grazie a tutti e adesso Giorgio Soria, vicepresidente della Commissione Bilancio, chiuderà questo incontro. E grazie ancora a tutti quanti, grazie. Buonasera a tutti, sono Giorgio Soria per l'appunto, Commissione Bilancio. Ho appena chiesto a Silvia Benedetti da quanto tempo ci fosse la lista qua annuale, da quanto tempo ci fosse il meeting, e mi ha detto da un po' di mesi, 6 mesi, meno di un anno, 2 anni. Brava Silvia, ha fatto una bruttissima figura. No, sto scherzando, non è colpa sua. Da 2 anni, ma la questione fondamentale è che questi incontri, noi a Brescia abbiamo iniziato un po' di anni fa, io sono di Brescia, e questi incontri molte volte li facevamo in piazza, non perché non avevamo la possibilità di prendere un teatro o una sala, ma perché purtroppo avevamo paura di non riempirla. Facevamo i banchetti in 2 o 3, come quando si inizia in qualsiasi meetup. Quando ci siamo candidati alle elezioni regionali contro Formigoni, il nostro candidato governatore alla regione Lombardia era Vito Crimi, oggi senatore. Ed eravamo convinti tutti di riuscire a farcela, di mandarlo dentro. Solo 3% ci bastava per buttare Vito Crimi consigliere regionale, non chiedevamo di più. E alla fine però nel 2010 facemmo meno del 3% e non riuscimmo nemmeno a mandare dentro un consigliere regionale. Ed eravamo in 5, 6, 10. Oggi voi che siete qua da 2 anni, avete questa sala, l'avete riempita, e io voglio togliermi questa soddisfazione di riuscire a far entrare, se possibile, almeno altre 3 persone. Dovete solo varcare la soglia della porta. 1, 2, 3. Perché io li ho contati prima, io e Alessandro li abbiamo contati, eravate 397. Adesso siete 400. E queste, credetemi, sono piccole soddisfazioni. Voi siete un comune di 16.000 abitanti, qualcosa del genere. Quindi riuscire a riempire delle sale del genere in questo momento, non facendolo in piazza, il martedì sera, vuol dire che il martedì sera qualcuno... Allora ho capito perché siete qua. C'era un perché. Siete grandi. Però, a prescindere dai numeri, io sono in commissione bilancio e mi sono portato dietro l'iPad perché c'erano dei numeri che avevo visto qualche giorno fa, poi volevo portarvi e volevo in qualche modo condividerli con voi. Da dati Censis, nell'ultimo decennio il numero di italiani che hanno trasferito la propria residenza all'estero è più che raddoppiato, passando dai circa 50.000 del 2002 ai circa 106.000 del 2012.
106.000 persone nel 2012 hanno cancellato il proprio nome dall'anagrafe, hanno cancellato la propria residenza in Italia trasferendola completamente in un paese all'estero, una città praticamente di 100.000 abitanti, una bella città di 100.000 abitanti. Il dato più significativo è il fatto che tra il 2011 e il 2012 questo dato è aumentato del 28,8%, quasi il 30%. Io ho vissuto all'estero per un po', so cosa vuol dire cancellarsi praticamente dall'anagrafe e vi garantisco che molte persone anche dopo anni che vivono all'estero, prima di fare un passo del genere, vuol dire che hanno completamente deciso ormai che in Italia non ci torneranno più, se non forse per le vacanze al mare d'estate, perché è un passo importante, perché per un po' decidi di stare all'estero, lavorare all'estero, ma prima di toglierti questa benedetta residenza dalla carta d'identità sei duro a farlo. Però ci sono 106.000 persone che l'hanno fatto nel 2012 e questo è un numero importante. Allora poi c'è stata una persona qualche settimana fa che scrisse: e se domani fosse troppo tardi? Se ci fosse un referendum per l'annessione della Lombardia alla Svizzera, dell'autonomia della Sardegna o del congiungimento della Valle d'Aosta e dell'Alto Adige alla Francia e dell'Austria, ci sarebbe un plebiscito per andarsene. E se domani? Questa persona è stata attaccata, noi tutti siamo stati attaccati, queste parole che sono state scritte sul blog. Siamo stati tacciati di quelli che volevano a tutti i costi la secessione, di quelli che volevano una nuova indipendenza della Lombardia e del Veneto, di quelli che in un qualche modo volevano fare l'eco alla Lega e cose di questo genere. Però nessuno ha ricordato questi dati. Allora i dati, le parole sono fondamentali, sono importanti e soprattutto l'informazione è importante. E come vedete, senza questi dati oggi non c'è nessuno che fa informazione. Quelli che sono gli organi di stampa, le televisioni, i giornali, nessuno più ci racconta qual è la verità dei fatti, anzi cercano di nasconderci quella che è la verità dei fatti e cercano in qualche modo sempre e completamente di trasformare la realtà. Noi dobbiamo allora capire che quelli che abbiamo davanti sono persone che ormai hanno perso su tutti i campi e l'unico ultimo campo che gli resta è quello dell'informazione, quella della televisione. E noi ne siamo la dimostrazione. Noi abbiamo vinto in aula e loro infatti hanno messo la ghigliottina. Poi abbiamo vinto nelle commissioni e hanno messo la ghigliottina. Poi quindi adesso l'unica cosa che gli resta da fare è quella di metterci la ghigliottina in televisione, sui giornali, di metterci la ghigliottina in ogni volta che cerchiamo in un qualche modo di rendere pubblici dei dati, di spiegare cosa succede veramente all'interno del Parlamento. E voi ci continuate a chiedere di andare in televisione e lo facciamo un po' tutti a turno, c'è chi è un po' più bravo, chi è un po' più schivo, però lo stiamo facendo. Però nessuno di voi deve dimenticare anche stasera che ognuno di voi è una televisione, ognuno di voi è un giornale, ognuno di voi è un potenziale editore, potenziale blogger, ognuno di voi può portare dell'informazione, perché se noi siamo arrivati a 9 milioni di elettori alle elezioni politiche, non è perché avevamo le televisioni o perché andavamo in televisione, è perché semplicemente ognuno di noi dalla mattina alla sera combatteva al lavoro, combatteva a scuola, all'università, spiegava quello che era il nostro sogno, quello che era il nostro obiettivo. Quindi io voglio e vi chiedo con tutto il cuore che veramente continuiamo a fare questo, perché questo è l'unico modo con cui noi possiamo veramente cambiare il paese, è l'unico modo con cui noi possiamo informare la gente di quello che sta succedendo all'interno di questo paese. E se noi avessimo la metà di 9 milioni, se noi avessimo 4 milioni e mezzo di attivisti, noi avremmo già cambiato il paese. Quindi è importante partecipare. L'unico modo oggi per cambiare questo paese è partecipare attivamente e fare quella soglia. Oggi è pieno, però certe volte le stanze sono vuote e abbiamo paura di fare quel passo in più. Ho bisogno che tutti facciamo quel passo in più. Oggi ci siamo noi, magari la curiosità ha portato tanti che non sono iscritti al meetup locale solo a per vedere Alessandro, per vedere Laura e tutti gli altri che siamo parlamentari. Però è importante che domani, anche se non ci sarà Alessandro, anche se non ci sarà Simone, Massimo e tutti gli altri, si continui a lavorare con il meetup per cambiare veramente le cose, da Noale fino all'Italia intera e fino al Noale.
io mi segno sempre dei numeri perché essendo in commissione bilancio, ragazzi, non c'è niente da fare, a me piacciono i numeri, io amo i numeri, e dei numeri molto interessanti che ho raccontato anche nelle scorse serate sono quelli che hanno permesso di ottenere la promozione a un sindaco e farlo diventare presidente del consiglio. Questi numeri sono 8 su 45, è una frazione, perché nel 2012 Renzi Matteo ha partecipato ad 8 consigli comunali su 45, rapporto di 1 a 6. Ora voi immaginate di andare un giorno solo al lavoro su 6 giorni lavorativi, andare solo lunedì e non farvi vedere il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e nemmeno il sabato. Cosa vi succede dopo una settimana? Vi mandano a casa. Bastano 2 giorni, neanche una settimana. Ecco, bastano 2 giorni, ma lui nel 2013, recidivo come sempre, ha partecipato a 7 consigli comunali su 17, un rapporto di circa 2 a 5. Quindi si è presentato lunedì e martedì, lasciando, stando a casa, mercoledì e giovedì e venerdì. Cosa vi sarebbe successo dopo una settimana? A casa. Sareste andati a casa. Quindi secondo voi, cosa penso che debba succedere a Renzi? A casa. Che Non è una questione di cattiveria, è una questione... Come? Gli diamo 2 euro. Gli diamo 2 euro, magari, ma bastassero 2 euro, ragazzi, bastassero solo 2 euro. È che i 2 euro loro li utilizzano come veramente arma di distrazione di massa. La partecipazione, partecipi se dai 2 euro. No, noi partecipiamo gratis. Noi abbiamo fatto la nostra elettorale gratis. Noi ci siamo informati. L'altro giorno a pranzo con degli attivisti e simpatizzanti, ne sapevano più di noi sulla legge elettorale. Noi magari abbiamo perso una votazione perché stando in aula così, allora all'ultimo momento siamo lì di votare, Danilo cosa votiamo? Di questo, di qua. Voi siete preparatissimi, gratis. Questa è informazione, questa è cultura, questa è la televisione di cui vi parlavo prima e questa è la cosa più importante. Perché poi, e cercherò anche di chiudere con una questione, con una serie di questioni fondamentali, perché per l'appunto parlavamo di Renzi, però Renzi non è l'unico. Noi abbiamo, io sono di Brescia, c'è un presidente, un governatore della Lombardia, Formigoni, che ha governato per 20 anni. Ha governato per 20 anni, poi ha avuto una serie di problemi, era assolutamente all'interno di tutto un sistema anche di poltrone, nelle ASL, negli ospedali, Comunione e Liberazione, tutta una serie di cose, ha concluso malissimo i suoi mandati, poi non è che l'hanno lasciato a casa, l'hanno premiato a senatore. E io me lo sono dovuto ritrovare anche un paio di settimane fa in televisione a parlare di economia. Allora lì ti arrabbi perché sai il valore delle istituzioni in cui dal lunedì al venerdì sera lavori intensamente, sai il valore di ogni singolo emendamento che anche sulla legge di stabilità con Laura fino alle 3, 4 di notte abbiamo preparato, perché magari eravamo solo io e lei e altri colleghi a lavorarci. E i legislativi avevano già fatto le loro ore, quindi erano andati a casa, noi avevamo finito la commissione tardi, ci siamo messi lì a scriverli a penna, a consegnare gli emendamenti scritti a penna. Conosciamo il valore di quegli scranni cui sediamo tutti i giorni, conosciamo il valore del ruolo della Presidenza della Camera, del ruolo. Conosciamo il valore e amiamo il valore del ruolo della Presidente del Senato. Io amo, e vi prego di non ridere, di credermi, il ruolo, la sedia, la posizione, cosa rappresenta il Presidente della Repubblica. Però il problema fondamentale è che, come abbiamo già spiegato anche i miei colleghi, quando mi rendo conto che quelle sedie, quegli scranni, quelle poltrone sono occupate da persone che non sono minimamente degne di rappresentare il nostro paese, allora in quel momento mi arrabbio, ci arrabbiamo, perché abbiamo una passione, un amore per quel posto che è pazzesco. Tutti noi. Perché i vostri commenti sul reddito di cittadinanza, quando è stato presentato online e tutti voi potevate partecipare, sono stati migliaia di messaggi. La prima legge che abbiamo presentato sul sistema online, dove tutti voi avete potuto contribuire, era quella sull'abolizione dei finanziamenti all'editoria.
e il mio collega Giuseppe Brescia si è guardato circa 3.000-3.500 commenti e ha risposto e ha integrato la legge con quei commenti. Questo perché crediamo veramente che quello che rappresentiamo in questo momento, gli stranieri dove siamo seduti, hanno una certa importanza. Hanno una certa importanza, e così la legge di stabilità, quando vedi, come è successo proprio fine dell'anno scorso, quando vedi delle persone, dei deputati, che non hanno la minima dignità e presentano degli emendamenti a loro prima firma, e in questi emendamenti chiedevano che parte delle risorse venissero utilizzate per finanziare le fondazioni di cui loro sono direttori. E non ho problemi a dirlo, l'emendamento Galati, PDL, che finanziava la Fondazione Sud del Mondo, ma così tanti altri emendamenti che erano perlomeno dubbiosi, perché poi nei consigli di amministrazione di quelle aziende trovavi sempre il nome di quel deputato, di questo senatore, di quest'altro senatore. Quelle si chiamano, hanno un nome, si chiamano marchette, e noi le abbiamo denunciate prima al presidente Boccia, poi l'abbiamo denunciata al presidente Boldrini, poi l'abbiamo denunciata con una lettera al presidente della Repubblica, e non ci hanno ascoltato, finché qualche settimana fa proprio la Corte dei Conti, quindi l'organo che costituzionalmente va a controllare effettivamente la contabilità del bilancio dello Stato e se ci sono dei problemi, ha dichiarato che ci sono 13,7 miliardi di euro di buco nella legge di stabilità dello Stato. È una cosa indegna, è una cosa che non possiamo più permetterci, non possiamo più permetterci le pitonesse, ok? Quelle che non vengono in Parlamento, perché io la Santanchè non l'ho mai vista in Parlamento e poi me le ritrovo in televisione a parlare di economia e di problemi. Non ci possiamo più permettere le trote, quelle che anche a Brescia in quelle elezioni regionali dove non abbiamo preso neanche il 3%, il candidato più votato della provincia di Brescia era stato proprio Renzo Bossi, il trota. Non ci possiamo più permettere i conigli che prima di presentare il job act, presentare le riforme nel nostro Parlamento, vanno a chiedere se va bene al presidente, alla cancelliera di un altro stato, alla Merkel, e questa gli fa i complimenti. Sono dei conigli. Noi non possiamo permetterci. Allora, se noi non possiamo permetterci queste cose, qual è la soluzione? Tutti a casa. Tutti a casa, ma bisogna rimpiazzarli con qualcuno, giusto? No. E io vi ho visto in quest'anno, ci hanno detto che noi siamo dei combattenti, dei guerrieri, io sono convinto che i miei colleghi sono dei combattenti, dei guerrieri, ma io credo che anche ognuno di voi, nel suo piccolo, sia un combattente, un guerriero. Proprio a pranzo oggi a Montecchio, stavamo parlando con delle persone che stanno lottando per dare un futuro alla propria piccola azienda. Ho parlato negli scorsi giorni con delle persone che lottavano per avere una sanità migliore e vedere applicate delle cure migliori per i propri figli, che magari avevano delle malattie che li portavano quasi sicuramente alla morte. E ho parlato anche con persone, con ragazzi della mia età, che sono all'interno di quel numero di persone che sono emigrate all'estero, che ormai non credono più in un futuro in Italia, che però combattono, continuano a combattere, perché credono che l'Italia meriti qualcosa di diverso. Allora, tutti voi, ognuno di noi, io ne sono sicuro, ognuno di voi nel suo piccolo, ogni giorno ha una sua battaglia, ognuno di voi è un combattente, ognuno di voi è un guerriero pacifico. Noi dobbiamo continuare questa battaglia tutti insieme, però, tutti insieme, perché sono convinto che questo è l'unico modo, l'unico, con la partecipazione, per poter veramente cambiare qualcosa in questo paese e mandar via pitonesse, conigli e soprattutto, per favore, le trote. Chiudo solo una cosa, perché scusate, non so, basta, chiudo solo con una cosa, se avete solo la pazienza 2 minuti, perché mi sono ripromesso ieri sera che questa cosa me la sarei portata in tutto il tour, e a voi vi toccherà sentirla un'altra volta, fatti vostri, però è una promessa che ho fatto a me stesso e anche ad altre persone, prego. E questa cosa è una cosa che a me mi ha fatto pensare, perché noi parliamo tanto tra di noi, e l'ho imparata anch'io da un'altra persona, poi l'ho resa mia
in un qualche modo modificandola un po', ed è la questione dell'indice del nostro futuro, sia del fatto che noi siamo abituati che quando indichiamo qualcosa, indichiamo e ci sono delle persone che guardano esattamente dove io ho indicato, ci sono persone che invece guardano la punta del mio dito. Allora, quelli che guardano la punta del mio dito continueranno a guardare la punta del mio dito, qualcuno adesso che ho indicato i ragazzi guarderà i ragazzi di sopra, qualcuno guarderà la bandiera, qualcun altro guarderà i fari o l'uscita, la scritta uscita di sopra. Ma noi dobbiamo ricordarci che l'obiettivo nostro è veramente quello di andare oltre la punta del mio dito, andare oltre la scritta uscita, andare oltre i fari, andare oltre il tetto e ricordarci che ci sono delle grandissime stelle. E quelle stelle, anche oggi, grazie a voi, siamo veramente tutti noi. Grazie. Allora, volevamo invitare tutti i ragazzi della lista di Noale. Eccoli qui. Una nota a margine. Magari qualcuno è un po' timido, magari qualcuno non si esprime con una dialettica perfetta, magari qualcuno si impapera. Però ricordiamoci che queste persone poi sono quelle che fanno le cose, che vanno per il benessere di tutti. Quindi badiamo più a quello che è veramente importante. Magari loro saranno quelli che renderanno Noale veramente un comune a 5 stelle. Allora, eccoci qua, io sono Matteo, buonasera a tutti, sono emozionatissimo. Scusate se do le spalle, ma non è... Ci vediamo davanti. Mi ha fatto un piacere, mi si ferma un po' il cuore e torna. Eh sì, beh, ho finito la saliva, l'ultima volta l'ho fatto, è successo il matrimonio mio, quindi adesso devo un attimo riprendermi. Allora, è un'emozione perché comunque vedere tanta partecipazione mi fa un enorme piacere. Aver sentito parlare i cittadini anche, aver sentito parlare i parlamentari, che hanno fatto un po' una carrellata generale di tutto quello che è, diciamo, il fatto fino adesso da loro a Roma, e non solo a Roma ma anche in giro nelle città. Quindi insomma io farei ancora un applauso ai parlamentari che sono qua questa sera. Ringrazio ancora i cittadini che sono venuti qui, come diceva prima un nostro compaesano, penso, sono venuti liberamente senza essere obbligati a venire qui, insomma alzarsi dalla poltrona e venire ad ascoltare, partecipare a qualcosa per cambiare, diciamo, il modo di vederla nel 2014, la politica, insomma, penso che sia un grande gesto. Ringrazio gli attivisti che sono qui anche loro con me sul palco. Ringrazio Fabio Bortoluzzi del Meetup del Milanese che ci ha organizzato e portato avanti tutto quanto l'evento. Saluto Fabio che si è passato prima di me, quindi è sopravvissuto, quindi è stato... grazie. Faccio una piccola premessa, ricordo che sabato 22 c'è l'incontro a Spinea dove si presenterà la lista di Spinea e ci sarà anche una persona, il vicepresidente della Camera dei Deputati, proprio una persona così, insomma, del Movimento 5 Stelle che verrà a partecipare e sarà con noi a Spinea per presentare e parlare anche lui ai cittadini e far capire un po' come ci si muove all'interno di altre stanze giù a Roma. E, cosa dire, io sono Matteo, sono passato dai banchetti al palco oggi, spero domani di tornare ai banchetti perché mi sento un po' fuori luogo qui e mi piace informare come facciamo solitamente noi settimanalmente, alla domenica o al sabato ci trovate in piazza. E, insomma, quello che abbiamo fatto fino ad ora, 2 anni fa abbiamo cominciato qui a Noale, abbiamo aperto il Meetup è un
qualcosa di web dove ci siamo iscritti, dove abbiamo cominciato a conoscerci, dove ci programmiamo, diciamo, le serate da passare assieme a parlare della, diciamo, della nostra città, dei problemi, parlare con le associazioni, ascoltare i cittadini che vengono, anche se dopo magari non partecipano, però vengono a raccontare un po' quali sono le problematiche loro e di Noale. Abbiamo cominciato così e adesso siamo qui, abbiamo presentato questa lista, vogliamo entrare nell'entourage del comune per capire un po' i meccanismi, diciamo, della macchina comunale, per capire anche cosa succede e per portarvelo fuori con tutta la trasparenza che possiamo dare. Io sono disoccupato, anzi ero disoccupato a 36 anni, purtroppo non posso essere rottamato come fanno tanti altri, sono diventato vecchio per tante aziende, quindi sono restato a casa, sono diventato matto per un anno a portare in giro curriculum, dopodiché mi sono strarotto e ho deciso di fare l'imprenditore. Ho fatto l'imprenditore, abbiamo aperto con la mia famiglia una cooperativa sociale, portiamo avanti questa cosa qui, abbiamo appena aperta, quindi sono un paio di mesi che l'abbiamo aperta, abbiamo investito tutto quello che avevamo per fare questo, quindi è stato uno sforzo da parte della nostra famiglia per portare avanti un lavoro, un qualcosa che ci crediamo, soprattutto per i disabili e le onlus. Detto questo, io passerei la palla, anzi il microfono, scusate, agli altri componenti del gruppo, così si presentano. Vado prima a sinistra, senza fare un dito. Mi chiamo Alessio Balsadonna, ho 27 anni, vivo qua a Noale da 2 e sarò breve. Volevo solamente dire che fino a un anno e mezzo fa facevamo le riunioni a casa mia, Matteo è testimone, eravamo in 5 o 6, non di più, come diceva prima anche Alessandro Di Battista, come quando hanno iniziato loro. E vedere la sala piena di gente, vedere che siamo riusciti a creare una lista, vedere che siamo riusciti a creare un gruppo e una famiglia, prima di tutto, è un motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione per me, per noi, per voi, ma lei. Spero che siamo sempre di più, che ci sostenete anche a livello locale durante i banchetti, che venite ad informarci, ad insultarci, a proporci qualcosa anche per migliorare un po' il territorio. E basta, vi ringrazio della vostra partecipazione, passerei il microfono a Betty. Buonasera a tutti. Sono giovane che io una volta. Comunque sono disposto a lasciare il posto a un altro che sicuramente si farà avanti. Non voglio la poltrona di così. Io mi occupo di volontariato in questa città, a cui sono molto affezionato da molti anni, e mi sono inserito in questo contesto e ci credo e spero che abbiamo anche dei buoni risultati. Grazie. Ciao a tutti, sono Marco, ho 27 anni e al momento disoccupato, però ho una grande speranza per il futuro, soprattutto dopo questa sera, vedendo la sala piena di gente e frutto del nostro lavoro di questo periodo, negli ultimi 2 anni nel territorio di Noale, quindi sono molto fiducioso anche per il futuro di tutti noi, sia della lista ma soprattutto della comunità dei noalesi, che vedo partecipare molto intensamente a questa sera. E spero appunto che con il Movimento 5 Stelle si possa fare veramente cambiare qualcosa e migliorare il nostro futuro. Grazie. Mi chiamo Marco, ho 35 anni e sono orgoglioso di far parte di questa famiglia dei 5 Stelle.
perché è nato come un sogno e tutti i giorni vediamo che può diventare una grandissima realtà grazie a tutti i meetup d'Italia, grazie ai parlamentari che lottano ogni giorno costantemente contro qualsiasi cosa. E la nostra speranza è quella di riuscire a portare il prima possibile la speranza in più posti e a più persone, perché questo movimento diventi sempre più grande, come una famiglia che si dà una mano sempre. Ecco, questo deve essere il movimento, una famiglia che si dà sempre una mano nei momenti difficili e non si lascia mai solo nessuno. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Enrico, ho 37 anni, ho un'azienda nel settore delle telecomunicazioni, lavoro anche qui annuale con dei clienti chiaramente che seguo. Io seguo il Movimento 5 Stelle da circa un anno e mezzo e ho avuto la possibilità di partecipare a diversi incontri anche fuori da Noale, però questo gruppo secondo me ha le motivazioni giuste, è composto da persone che tutte le settimane si trovano con anche dei problemi, perché tutta questa gente che è qui questa sera chiaramente non è con noi, no, durante la settimana, però dobbiamo anche noi spesso combattere contro quello che si sente di vicino, quindi cercare di dare le nostre motivazioni anche se non siamo dentro nel Parlamento come i nostri deputati, quindi non conoscendo bene le cose cerchiamo di informarci e di dare le giuste informazioni alla gente perché poi possa scegliere chi votare. Io penso che il Movimento 5 Stelle oggi sia una realtà, non è più sicuramente un voto di protesta come poteva essere all'inizio, no? Molti dicevano che il movimento si sarebbe sgonfiato, che noi come molti movimenti non saremmo stati oggi a questo punto. Io però credo che sia importantissimo che veramente tutti quanti oggi innanzitutto andiamo a votare, perché non andare a votare significa essere secondo me comunque complici del sistema, anche se si pensa che non andando a votare non si sia complici del sistema, perché comunque il voto è un diritto di tutti ma anche un dovere, quindi penso che tutti oggi hanno ascoltato i nostri deputati e hanno potuto farsi un'idea su quello che realmente accade, perché non viene mai pubblicizzato dalla stampa quello che in realtà poi accade veramente, no? Si parla, se guardiamo quello che si dice del Movimento 5 Stelle è più che altro dei dissidenti del Movimento 5 Stelle, perché non hanno altro da dire, quindi fondamentalmente si dice solo questo. E ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio soprattutto la Silvia che l'ho avuto modo di conoscere in più incontri e mi ha dato a volte la forza anche per continuare, no? Perché magari dandomi dei suggerimenti, essendo chiaramente qui del Veneto. E quindi insomma speriamo di vincere. Buonasera a tutti, io sono Cristina Sarlo e ho 19 anni e vi devo confessare una cosa. Io sono qua e sono venuta un po' scettica, devo dire, perché sono stata convinta da quel signore là, che è mio papà, che più volte mi ha detto vieni, e io non avevo voglia. Però devo dire che sono veramente felice di essere venuta e ringrazio tutti voi, perché sono veramente contenta e ho capito davvero tantissime cose e mi impegnerò, prometto che comincerò a studiare anche questo argomento, che mio papà comunque ogni giorno guarda la TV, legge il giornale. Fatti bene, dai, facciamo uno. Niente.
voglio davvero dire grazie e insomma spero di rincontrarvi e passo il microfono. Buonasera a tutti, io sono Marino, credo di essere l'unico che non fa parte del Movimento 5 Stelle, ma del Comitato Noale Ambiente qua di Noale. Partecipo con piacere a questa lista perché è l'unica lista che ci ha invitati e ci ha ascoltati soprattutto per le problematiche che noi avevamo proposto alla cittadinanza per tutte le cose che non funzionavano a livello ambientale e devo dire con grande piacere di essere inseriti in questa lista proprio perché sono gli unici che ci hanno dato la parola. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Mirko Franchetto, di solito passo per un gran chiacchierone, però questa sera non mi escono le parole. E sono nato qui a Noale 47 anni fa, poi mi sono sposato, sono andato a abitare a Massanzago, ma sono sempre qui a Noale perché a Massanzago non c'è niente. Ho lavorato fino a 2 anni fa, avendo un buon lavoro con una buona paga, però le tappe più grandi le ho bruciate negli ultimi 2 anni, passando dalla cassa integrazione alla mobilità. E a te mi sono detto, Mirko, basta delegare agli altri, se vuoi fare qualcosa bisogna che ti dai da fare tu. Come dico, aiuta tutti gli altri, aiuta. Per fortuna però siamo delle persone che hanno le stesse idee e cerchiamo di fare il nostro meglio, non guardando il nostro orticello, ma guardando un po' tutto il globo che ci gira intorno. Speriamo di fare il nostro meglio e il cuore la passione. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, sono Alessandro, 27 anni. Mi metto un po' in centro. Ho 27 anni, sono programmatore. Per fortuna lavoro. E mi sono unito a questo gruppo perché dopo tanti anni che ero sostenitore, tra virgolette passivo, ho capito che il voto che davo non bastava, bisognava agire. E infatti questa sera sono qui, sono emozionato e spero che molti di voi si uniranno a noi come attivisti e quindi dandoci una mano oltre che il voto. Buonasera a tutti, sono Elisa, ho 31 anni, sono un'insegnante in una scuola privata paritaria. Ho a che fare tutti i giorni con bambini molto piccoli, ma sono figli anche vostri. Forse può sembrare che non capiscano niente, nel senso che giocano, sono in un altro mondo, ma vivendo nelle famiglie capiscono benissimo la situazione e comunque a loro modo ne soffrono. E quindi l'impegno mio è di pensare al futuro anche per loro, quindi speriamo che grazie al movimento si possa dare un bel futuro. Buonasera a tutti, sono Tommaso, 29 anni tra poco, sono di Noale. E all'inizio ho votato il Movimento 5 Stelle come speranza per un movimento diverso perché gli altri partiti politici ormai erano giocati tutto, erano falsi, non c'era nessuna speranza, diciamo. Oggi con queste persone state a parlare qua, diciamo che la speranza non è più solo speranza ma è diventata realtà e mi ha convinto sempre di più nel processo che stiamo seguendo e vi ringrazio moltissimo perché stanno facendo cose incredibili e vorrei spendere una parola in più per il nostro sindaco che magari non tutti a Noale conoscono, è una persona che anche io non conosco da tanto, però
diversa dalle persone comuni, una persona che aiuta senza ricevere in cambio niente, penso che meriti una possibilità almeno di essere conosciuto. Vi invito a venire ai banchetti, alle nostre riunioni, almeno per conoscerlo, valutarlo e poi prendete le vostre decisioni, diciamo, però... Il voto non è quello che vi chiediamo adesso, adesso vi chiediamo un aiuto perché dobbiamo fare un programma nel quale dobbiamo soddisfare i bisogni di tutti i cittadini. Purtroppo noi possiamo farlo solo per il cittadino Alesi, però vogliamo dare l'esempio perché cambiando dal piccolo dopo anche il grande speriamo che cambi. Vi ringrazio a tutti di essere qua. Ecco, questo è il movimento di Noale, Noale 5 Stelle, come ci siamo soprannominati, come abbiamo soprannominato il nostro blog. Ringrazio le persone che sono state, diciamo, non siamo tutti qui, purtroppo qualcuno è ancora un po' più timido di noi, quindi è rimasto giù. Ringrazio Ivano, Anna Maria, la nostra cuore rosa, Massimo, tutti gli attivisti che sono qui e insomma, spero di rivedervi, almeno qualcuno, o tutti anche, sarebbe meglio, ai banchetti, e, insomma, la crocetta sapete dove dovete metterla. C'è anche la preferenza quest'anno, uomo e donna, quindi insomma, per non sbagliarsi, insomma, si può fare. Abbiamo anche le quote rosa anche noi. Ecco, io penso di aver finito, anzi ricordo un'altra cosa, il Movimento 5 Stelle è partito dalla trasparenza, dalla democrazia e anche dall'autofinanziamento. Ci siamo sempre autofinanziati. Insomma, la sala dove siamo ospiti oggi è a pagamento, quindi magari un contributino uscendo, piccolo, non tanto, ma piccolino, insomma, noi lo accettiamo anche perché insomma... È così che lavoriamo. Lei l'abbiamo tirati fuori fino adesso, insomma, si date una mano magari per pagare la sala, insomma, ben venga. Ecco, siamo sempre i soliti. Sganciati i soldi. Ah, grazie, fatto di nuovo. No, io volevo solo dire una cosa, che stavo sotto insieme a tutti voi e sì, forse questi candidati sembrano un po' inesperti, un po' timidi, impacciati. Vi ricordate quando l'anno scorso, durante la campagna elettorale, Beppe presentava noi? Era la stessa identica cosa. Le persone andavano a sentire Beppe e poi i candidati se ne andavano. Voi invece siete rimasti tutti qua. E a distanza di qualche mese abbiamo dimostrato, in aula soprattutto, quello è il nostro mestiere, ma anche nei media, nelle televisioni, di anche battere dal punto di vista mediatico, comunicativo. E non avevamo mai parlato con un microfono, come non avevano mai parlato con il microfono loro. Eppure si impara anche questo, c'è riuscito Gaspare, ci può riuscire più. E a Beppe si chiama lui, no? Un giorno lo vedremo in streaming con Renzi. Perché non? Secondo me viene direte di tutti i colori, di tutti i colori. Davvero grazie a tutti e volevamo solo chiudere con qualche persona voleva fare delle domande, ne possiamo raccogliere tre che poi dobbiamo andare. Ecco, tu infatti vieni sopra. Sali. Altre due persone vogliono fare due domande? Lei? No. E no. Qualche dubbioso. Perché non avete fatto l'alleanza col PD? E chi altro? Intanto vai tu. Volevo farti proprio una domanda a te, sono Massimo, io non sono di Noale. Volevo chiederti, cosa ha fatto in Umbria questa domanda a Crimi. Come pensate di cambiare una nazione in quanto il popolo non è solidale con se stesso? Prendi per esempio la Francia, si blocca uno, si bloccano tutti. Qui Crimi mi ha detto che è stato in strada con quei forconi, due o tre giorni, al freddo, alla pioggia e tutto.
Qui la gente senza lavoro o senza mangiare fa una dimostrazione, gli altri, e sicuramente ce ne saranno anche qua dentro, invece di solidarizzare si incazzavano perché magari erano in coda in strada. Quando ci fu lo Tsunami Tour, l'ultima giornata, l'ultima serata a San Giovanni, io parlai dal palco, ero emozionatissimo, c'erano 800.000 persone. E la sera pensai a quella serata e pensai che per la prima volta in vita mia avevo visto un popolo differente, persone magari anche di varia estrazione sociale, tutte da varie parti dell'Italia. In effetti è vero quello che tu dici, la Francia è stata da Luigi Capeto da 1000 anni, l'Italia è nata l'altro ieri, 152 anni fa, se ci pensiamo è proprio poco. Il Veneto sì, è... poi ci sono sì tante differenze territoriali che sono una ricchezza. Io credo che proprio questo movimento sta creando un'idea di popolo. Noi andiamo dovunque tutte le settimane, non in circoscrizione dove possiamo prendere voti. Io sono del Lazio, pure vado a Palermo, Laura è del Piemonte, va in Basilicata, Silvia è veneta, va in Umbria. E notiamo che questa partecipazione, questa consapevolezza di essere un popolo italiano sta crescendo. È vero quello che tu dici, in Francia hanno fatto manifestazioni molto molto dure, però anche i francesi hanno avuto Sarkozy, non sono riusciti a buttarlo giù velocemente, o Chirac. L'Italia è un paese particolare, le sue enormi differenze culturali che sono la ricchezza hanno spesso messo in contrasto, in pericolo appunto la crescita di un'idea nazionale, identitaria. Poi c'è la televisione che purtroppo, come dire, anestetizza le coscienze. Il primo atto rivoluzionario è spegnere la televisione, alzare il sedere dal divano e muoversi. Questo è il primo atto rivoluzionario. Noi non sappiamo se ce la faremo, però stasera Noale, ieri Verona di lunedì sera in campagna elettorale, tutti gli attivisti che crescono, quella ragazza prima di 19 anni deve essere difficile stare con tuo padre che ti... Ci sono gli attivisti pazzi, sì, ma ce li conosciamo, ti dirà, poi questa è la legge. Va bene, però ecco, lei era scettica, è venuta stasera e è convinta, e magari riuscirà a convincere altre persone. È il mio regalo per la festa del papà. Che... Questa è una meraviglia. Commuoviti, ti sei commosso. Ecco, lei potrà coinvolgere le sue amiche, i suoi amici, fargli parlare con tuo padre. E questa cosa funziona, ci vuole un po' di tempo, non è facile come prendere i voti le ultime 2 settimane occupando le televisioni, ma quelle non sono persone coinvolte, partecipi, sono persone votanti che delegano. Noi invece stiamo costruendo poco a poco un popolo, ci vuole del tempo, però lo stiamo facendo assieme. Seconda domanda. Salve, sono Elena, io non sono di qui, sono di Brugine e mio padre è molto scettico riguardo al Movimento 5 Stelle, allora ho pensato di farvi una domanda che lui sta molto a cuore, il DURC. Mio padre è un impresario edile, aveva un'azienda di 30 dipendenti, adesso sono rimasti in 2 e non ce la fa a pagare il DURC, non riuscendo a pagare il DURC non può lavorare, se non può lavorare non può pagare il DURC, cioè è un circolo vizioso. Fate qualcosa per questa cosa, vi prego. Sì, penso che io credo, pensavo che fossero delle domande per i candidati di Noale, però in ogni caso su questa domanda è meglio che risponda Laura, che è la commissione bilancio, io sono commissione affari sociali, non, cioè proprio già DURC per me è difficile, ma come risolvere questa situazione non... Allora, intanto spieghiamo a chi non sa che cos'è questa parolaccia, che cos'è il DURC. Il DURC è quel documento, perché poi noi abbiamo anche questo arduo compito di... con la pubblica amministrazione, dimostrando di aver pagato i contributi previdenziali. Noi ci siamo occupati tanto di questo, per esempio in Piemonte, quando si parlava di ambulanti, la legge Bolkestein, voi conoscete lo scempio che è la legge, della legge Bolkestein, che è una legge europea che sta mettendo in ginocchio gli ambulanti, in quanto arriverà a togliere le piazze
dopo fisiche, dove gli ambulanti fanno i mercati, perché le loro concessioni potranno essere vendute a dei giganti come quei supermercati. L'ambulante è la classica categoria di un imprenditore piccolo, di un libero professionista, che spesso non arriva a fine mese e quindi la prima cosa che fai è cerchi di ritardare il pagamento dei contributi. Se tu non paghi i contributi, il comune non ti rinnova il permesso per fare il mercato. Questo è un problema, abbiamo tentato di fare, è suonato qualcosa. Siamo dei nostri camper. Ciao, andate a spegnere la lana del camper. L'abbiamo fatto sul decreto del fare, cercando di allungare i tempi, perché è chiaro che in un momento come questo magari sarebbe meglio che tu me lo chiedessi ogni sei mesi come va il mio DURC, perché magari oggi non riesco, ma tra due o tre mesi riesco a pagartelo. È un problema fiscale e non è l'unico problema fiscale che c'è. Noi ce ne siamo occupati attraverso degli emendamenti che potete trovare online, non vi fidate di quello che vi diciamo noi, mandate a guardare quello che facciamo. Continueremo con i soliti emendamenti su questo tema, fa parte del pacchetto fiscalità e burocrazia stressante che questo paese impone alle imprese, per cui io farei un applauso a quegli imprenditori liberi professionisti che sopravvivono ancora su questo territorio. Non vi capita tutti i giorni di averli qui, No. Non vogliamo stressare più. Sei una domanda in malesimo, dai qua. Sei in malesi morbida, sei parlamentari, potete andare giù di lì. Se non la sappiamo, la portiamo. Allora, salve a tutti, io sono Filippo, sono musicista. E la mia domanda parte da realtà locali, ma vuole arrivare fino a chi si sta rappresentando a livello nazionale. E ovviamente è una domanda che porta acqua al mulino, al mio mulino, cioè quello della cultura, quello dell'arte e soprattutto dell'arte contemporanea. E facendo una constatazione, all'estero, in Francia, in Germania, in tutti gli altri paesi, ci sono delle forme di finanziamento per gli artisti locali. L'Italia non ha niente all'estero, vabbè, gli istituti italiani di cultura però sappiamo che sono sempre ridotti con il tesoro quasi nullo per un festival. E quando mi contattano i gruppi dall'estero mi dicono ok, noi veniamo perché abbiamo i finanziamenti da parte del nostro Stato, ci pagano il viaggio e ci pagano anche l'hotel. E le realtà italiane non hanno questo. E visto che diceva prima Alessandro Di Battista che la TV anestetizza, sappiamo benissimo che la contemporanea e non solo, la musica, la pittura, la scultura, la fotografia sveglia e crea una sensibilità e la bellezza. Quindi secondo me l'azione politica deve sia guardare la quotidianità, ma non deve dimenticarsi che deve portare avanti il bello e alimentarlo, quindi la cultura, l'arte e la musica. Volevo solo dire questo e sperare. Allora, innanzitutto grazie della domanda, perché purtroppo di cultura, soprattutto in commissione, in Parlamento, se ne parla pochissimo. E parto proprio da dire che ovviamente il governo non ha intenzione di investire, non a caso ha scelto Franceschini come ministro della cultura, e neanche gli investimenti vanno in quella direzione, perché noi quello che abbiamo contestato durante questo anno è che i pochissimi fondi che vengono investiti nella cultura, negli istituti culturali, sono sempre dati senza criterio, a pioggia, quindi non si capisce se questi fondi vengano dati agli amici degli amici o se effettivamente vengano dati a chi merita questi fondi. E per quanto riguarda invece quello che ho ascoltato anche in questo anno parlando con molti esperti, è quello che
sicuramente con la cultura si mangia, a differenza di quanto diceva l'ex ministro Tremonti. Agli stati generali della cultura di Torino ho sentito un intervento che comunque mi ha colpito, che è quello di un professore universitario che diceva che investendo un euro in cultura poi ne tornano tre, quindi il rapporto è questo con il moltiplicatore keynesiano. E questo mi fa pensare, perché noi pensiamo all'Italia, noi dovremmo vivere di cultura. Battelli si è impegnato tantissimo soprattutto per rielaborare la SIAE, questo carrozzone enorme che favorisce i grandi artisti e sfavorisce i piccoli artisti, i piccoli musicisti. Quindi un atto che abbiamo già fatto è quello della mozione per impegnare il governo a rivedere completamente lo statuto della SIAE. Ci siamo astenuti anche sulla nomina di Gino Paoli, perché pensiamo che a presidente della SIAE, perché pensiamo che anche qua vada rinnovata la classe dirigente, quindi persone più giovani e che rappresentano veramente non i grandi artisti ma i piccoli musicisti. E abbiamo fatto anche degli emendamenti al valore cultura. Uno di questi emendamenti diceva, chiedeva di non, che i musicisti in locali con meno di 200 persone non debba pagare le tasse comunali e non debba addirittura pagare la SIAE. Questo emendamento ovviamente è stato bocciato, ancora una volta il governo rema contro. Però noi con queste, collaborando spesso, e ti invito a collaborare con noi, a portarci le tue proposte, potremmo sicuramente cambiare anche il sistema culturale italiano. C'è l'ultima domanda, facciamo l'ultima domanda. Dato che siete in queste stanze e si parlava poco prima del discorso legato ai suicidi, volevo capire qual è il meccanismo della riduzione delle tasse ai grandi evasori. Ultima storia, quella di Maradona piuttosto che Valentino Rossi o chi per loro, cioè, ci sono importi importanti e sicuramente soggetti che sarebbero in grado di pagare. Quello delle tasse, dell'evasione delle tasse, è dei grandissimi evasori, grandissimi evasori, è un cane che si muove, è un cane che si morde la coda, sì, nel nostro paese. Perché? Perché sì, noi ormai siamo lì dentro da un anno e in commissione bilancio ci siamo resi conto che non c'è nessuna volontà in realtà di andare a recuperare non solo dei grandissimi evasori ma neanche dei medi evasori un bel niente. Noi qua stiamo parlando di centinaia di miliardi che potrebbero rientrare all'anno, che potrebbero rientrare nel nostro paese con delle semplici norme che permettono il controllo e permettono di rientrare e far rientrare tutti questi capitali e soprattutto riprendersi tutto quello che viene evaso sulla tassazione quotidiana. Non c'è nessuna volontà, noi abbiamo già anche proposto tutta una serie di azioni da questo punto di vista con la Commissione Finanze, però in realtà non c'è nessuna volontà nemmeno politica di fare tutto ciò, perché vanno contro l'interesse di chi in realtà li ha portati lì dentro. E questo è un problema fondamentale. Tu ricorda sempre che le grandi lobby, purtroppo in Italia, sono anche la maggior parte delle volte sono anche delle grandissime società che evadono per centinaia di milioni di euro, e sono loro che poi si ritrovano sistematicamente non solo a non essere controllati ma a ricevere degli sconti. Ti faccio un esempio banale, come? Anche Google era rientrato, anche Google, ma le grosse aziende, poi le multinazionali, c'è anche un problema nelle multinazionali stesse che, come sai, fino a poco tempo fa si parlava anche per esempio di quella che è stata chiamata la Google Tax impropriamente o la Web Tax. Anche lì è un'altra cosa ipocrita completamente del nostro paese, ossia si voleva, proprio per una questione di tassazione dei grandi evasori, tassare le transizioni che passavano per Google, quindi tutte le transizioni che per esempio tu piccolo imprenditore mettevi una pubblicità online con Google AdWords o vari sistemi di Google, però dovevi in un qualche modo pagare una serie, un corrispettivo di tasse a livello nazionale, perché ad oggi tutto quello che paghi su Google AdWords o sugli altri sistemi va direttamente
alla casa madre, che è in Irlanda attualmente per l'Europa, di Google, e quindi in Italia non rimaneva niente. Però cos'era questo sistema? Questo sistema in realtà andava contro tutti gli artigiani, i piccoli imprenditori, o chi ha la parruccheria o la pizzeria, che si fa della pubblicità online, che per farsi questa pubblicità, per fare il pagamento di questa pubblicità, doveva farlo attraverso un bonifico o attraverso un conto corrente postale, pagando quindi la transazione che veniva fatta. Quindi ancora una volta siamo in un sistema che in realtà non funziona. Perché solo il web? Perché per esempio non si permette alle grandi multinazionali, che operano anche in ambito alimentare, che fanno fatturati pazzeschi, di pagare le tasse direttamente nel nostro paese? Allora, c'è ancora un sistema che in Italia non funziona dal punto di vista finanziario in alcun modo. L'esempio più plateale per noi, l'abbiamo visto direttamente alla legge di stabilità, è stato quando un'azienda, una grossissima azienda che è la Sorgenia, si parla non più di miliardi ma di milioni comunque, doveva versare degli oneri di urbanizzazione allo Stato, gli è stato fatto uno sconto proprio sugli oneri di urbanizzazione, soldi che in realtà lo Stato incassava, doveva incassare per legge. Ma io non mi spiego ancora il perché, o meglio il perché lo so, l'azienda di De Benedetti, gli hanno fatto uno sconto, gli hanno permesso di non pagare niente. Questo è il sistema in Italia, per cui aziende del genere non pagano milioni di euro di tasse, e poi si aprono le cartelle esattoriali per chi sfora di 0,70 centesimi. Allora, noi, ve l'anticipo intanto, noi stiamo facendo un lavoro abbastanza corposo sulla questione Equitalia, e presto, spero molto presto, chiameremo e cercheremo di coinvolgere anche tutti voi, perché uno dei grossissimi mali è anche come sono gestite, come vi è già stato spiegato, tutta la questione di Equitalia e tutta la questione delle cartelle esattoriali. Perché noi abbiamo aziende, in Lombardia ne ho viste tantissime, che hanno chiuso per credito nei confronti dello Stato. In un paese civile questo non può succedere. E quindi presto ci sono. Allora, ringrazio ancora tutti quanti della partecipazione, ricordo l'appuntamento di sabato al Cinema Bersaglieri a Spinea, inizio ore 14 per la presentazione della lista di Spinea. Un grande applauso direi a tutti quanti anche per la metà. Ringrazio anche il prete che ci ha lasciato la sala per 25 minuti in più. E ringrazio tutti quanti per aver preso freddo anche, perché sono le porte aperte, ma almeno hanno ascoltato fuori anche gli altri. Grazie. Buona serata, arrivederci. Scusate per informazione, domani alle 18 saremo a Modena e alle 21 saremo a Bologna. E scusateci se adesso scappiamo, ma abbiamo i tempi un po' stretti, sia per la cena ma anche poi per andare a dormire. Grazie mille, ciao. Grazie.